Benvenuti tutti a questa ottava edizione di Scienze e Fantascienza che ha come titolo, un titolo obbligato, ma comunque che cerchiamo di affrontare in un modo un po' più ampio e originale. Fin dal titolo vedete non solo virus, i nemici invisibili al plurale, perché parleremo non soltanto del virus, anche ovviamente, ma anche di altre cose come la paura, la morte, il potere, la disinformazione, eccetera. E poi cercheremo anche, come consueto, nel nostro seminario di dare anche qualche idea positiva e propositiva, questo forse soprattutto nell'ultimo incontro, ma comunque anche, anche negli altri. E, cominciamo oggi con il primo in cui cercheremo, come dice il titolo, di parlare di capire un po' che cosa sono e come funzionano i virus sia sulla Terra che anche fuori, magari, perché oltre che portare malattie hanno anche un ruolo importante nell'evoluzione della vita. Ma prima cominceremo a vedere il lato dell'immaginario con Sebastiano Fusco, uno dei più illustri critici di fantascienza italiano e non solo italiano, e poi con i Bonelliani, Antonio Serra e Silvia Corbetta, che ci hanno in realtà fatto un video che manderemo in onda dopo. Poi avremo la scrittrice nonché biologa Rita Carla Francesca Monticelli, che farà un po' da ponte, perché appunto appartiene sia al mondo della scienza che a quello della fantascienza. E infine Alberto Vianelli, biologo dell'Insubria, che si è occupato molto di virus, anche se negli ultimi anni ha tenuto corsi anche di storia della biologia. Quindi passiamo immediatamente la parola a Sebastiano Fusco, che ci parlerà dei virus e simili nella letteratura e nel cinema di fantascienza. A te Sebastiano, grazie mille per aver accettato l'invito. Grazie a voi per avermelo esteso. Grazie a chi si è collegato e grazie agli studenti che avranno la pazienza di ascoltarmi. Spero che gli valga qualche credito. Allora, virus e fantascienza è in realtà una storia antica. I primi romanzi di fantascienza, i primi due romanzi di autentica fantascienza, vennero scritti infatti all'inizio dell'Ottocento da una gentile fanciulla, una bella ragazza di 19 anni, molto intelligente. Il primo romanzo in questione, secondo molti critici, fra cui Brian Aldiss, che è stato anche un apprezzabile autore, il primo romanzo di fantascienza era intitolato Frankenstein o il Prometeo moderno. Ed era un romanzo di fantascienza, non dell'horror, perché si basava sulla estrapolazione di una teoria scientifica dell'epoca. La teoria scientifica era che l'elettricità fosse la vis vitalis, cioè la forza che animava la materia inerte e la faceva diventare materia organica. Quindi la Mary Shelley estrapolò da un dato scientifico dei suoi tempi. Il suo romanzo è fantascienza. Ancor più fantascienza è il secondo romanzo che scrisse. Frankenstein è del 18, il secondo romanzo si intitola L'ultimo uomo ed è del 28, anzi no, del 26. In questo romanzo il lettore viene trasportato nel futuro dell'autrice, perché mentre il romanzo è del 1826, l'azione si svolge dal 2050 al 2100, quindi è un altro autentico romanzo di fantascienza. E l'azione riguarda il tema di cui ci occupiamo, cioè una pandemia che distrugge l'umanità. E guarda caso, un virus nato in Oriente che a poco invade l'Europa, l'Occidente, l'Asia, tutto il mondo. Il romanzo descrive la fuga di un certo nucleo di persone con vicende molto complesse, che cercano di sfuggire al virus, ma muoiono l'una dopo l'altra, finché non ne rimane uno. Ecco, questo tipo di conclusione è una delle conclusioni che la fantascienza, ahimè, diciamo, prospetta per questo genere di cose. Dunque, Gaston Bachelard, che era un
un intellettuale francese del secolo scorso, disse una volta che la fantascienza è l'incarnazione moderna della visione profetica. Per profeta lui non intendeva l'indovino, quello che indovina il futuro con scarsa attendibilità. Profeta per lui era chi ammonisce che se continuiamo a fare certe cose, oppure non facciamo delle cose che dovremmo fare, ci capiteranno dei guai. Il profeta biblico, non seguite Israele, non segue gli ammonimenti di Dio e gli capitano tuoni, fulmine e saette. Ecco, in questo senso la fantascienza ha ammonito, e lo fa da circa un secolo, nei confronti di tutti una serie di errori che l'umanità potrebbe fare e che minacciano il suo futuro. In particolare l'ingresso delle pandemie, del virus, dei virus nella fantascienza è particolarmente interessante, perché il corso di queste opere, come si sono trasformate in praticamente un secolo di letteratura, fa vedere anche come si è trasformata la nostra società, come il modo che ha l'uomo di organizzarsi abbia subito delle profondissime trasformazioni. Dunque, dicevamo, un primo romanzo di fantascienza, anzi il secondo romanzo di fantascienza, riguardava proprio le pandemie. Questo tema è stato affrontato più volte nell'arco della storia della fantascienza, e già dagli inizi. Per esempio, è del 1912 un romanzo di Jack London intitolato La peste scarlatta, che era un altro romanzo che prevedeva la fine dell'umanità, anzi il suo imbarbarimento, in seguito all'esplosione di una serie di pandemie, in particolare un morbo terrificante che si chiamava la peste scarlatta e che uccideva in 30 secondi. Previsioni di questo genere sono state fatte in tutte le maniere, sin dall'inizio. Per esempio, anche se in maniera tangenziale, anche Wells si è occupato dell'importanza dei microrganismi nella nostra civiltà. Uno dei primi romanzi di Wells, La guerra dei mondi, si occupa in qualche modo anche di pandemia, perché immagina che i marziani che invadono la Terra siano sconfitti non dalle nostre armi, che sono inefficaci nei loro confronti, ma dai microrganismi contro i quali loro non avevano difesa. La guerra dei mondi è un romanzo molto interessante, perché ha anche un'altra previsione particolare. I marziani invadono la Terra perché il loro mondo è morto. Ne avevano esaurito nel corso dei millenni tutte le risorse, non c'era più nulla, per questo si dovevano trasferire sulla Terra. Ecco, è il primo romanzo che io sappia nel quale il tema ecologico, l'esaurimento delle risorse della Terra, viene in qualche maniera affrontato. Questo perché la fantascienza è, per l'appunto, una incarnazione della visione profetica. Nel corso degli anni, il modo in cui la fantascienza tratta le pandemie è profondamente cambiato. All'inizio i romanzi descrivevano essenzialmente ciò che l'umanità stava facendo concordemente tutta insieme per affrontare le pandemie, e ne descrivevano o il successo dell'operazione o dell'insuccesso, a seconda, diciamo, del temperamento dell'autore. Questo tipo di romanzi ha avuto un grande interesse anche perché ha contribuito a diffondere idee sulla biologia, sull'igiene, sulla trasmissione delle malattie, che a quell'epoca non erano molto comuni. Stiamo parlando di romanzi scritti a partire dagli anni 30 e fino agli anni 60. Le previsioni e le giustificazioni delle pandemie in questi romanzi sono le più diverse.
Per esempio, c'è un romanzo molto bello di un autore americano che si chiama Wilson Tucker, che in inglese si chiama The Long Loud Silence, il lungo oppressivo silenzio, diciamo così. E in italiano venne tradotto, non mi ricordo come si chiama. Questo romanzo è uno dei primi nei quali la pandemia viene scatenata per azione diretta dell'uomo. È il frutto di un'azione bellica, non si dice esattamente da chi, ma si capisce, che rende inabitabile metà degli Stati Uniti. E allora, per arginare questa pandemia, si mette in atto una misura che noi vediamo, ahimè, riprodursi nei nostri giorni in maniera estensiva, cioè si erige un muro. Metà degli Stati Uniti vengono isolati dall'altra metà, quella infetta, con una barriera, un confine fisico che impedisce di passare da una parte all'altra. È più o meno quello che oggi, sia pure senza sistemi così drastici, stanno pensando le nazioni che si sono isolate nei confronti per evitare la trasmissione del virus. Una misura di questo genere comporta che chi rimane esposto al virus non possa avere più nessun sistema di sussistenza, non possa avere nessuna capacità di trasferire le proprie risorse all'esterno e di riceverne dall'esterno, e di riceverle dall'esterno. Il risultato è che il territorio decade rapidamente. Il romanzo finisce in maniera tragica con i protagonisti che sono vittime di atti di violenza e finisce addirittura con un finale talmente forte che l'editore americano chiese all'autore di cambiarlo. L'autore lo cambiò. Quando il romanzo venne pubblicato in Italia, e lo pubblicai io, per una collana che dirigevo con Gianfranco De Turris, apprendemmo che questo finale era stato cambiato. Allora chiesi all'autore di mandarmi non soltanto il finale che aveva cambiato, quello edulcorato, ma anche il finale vero, quello che aveva scritto la prima volta. Il finale edulcorato si apriva alla speranza. Sì, metà degli Stati Uniti sono imbarbariti, però si stanno in qualche maniera riorganizzando, si sta cercando di riprendere la civiltà. Invece, quello che aveva scritto all'inizio è che la situazione si era talmente degenerata che lui stesso, per sopravvivere, deve uccidere la ragazza che l'accompagnava e mangiarsela. Ecco, capisco perché l'autore americano, per l'editore americano, gli ha chiesto di cambiare il finale. Però mi è parso interessante far conoscere anche questo finale ai lettori italiani, per cui li pubblicai tutti e due. Oh, non è un caso questo, un esempio particolare di, diciamo, conduzione sino all'assurdo, sino all'estremo delle situazioni legate alle pandemie, perché la fantascienza ha trovato una infinità di soluzioni differenti e di ipotesi differenti. Per esempio, fra le più bizzarre dell'epoca, sto parlando a metà degli anni 50, c'era un romanzo di un altro bravo scrittore che si chiamava Jerry Soll, che in Italia venne tradotto con il titolo Il morbo orrendo, mentre l'originale era Le aploidi, nel quale si parla di una singolare congiura di protofemministe. Siamo a metà degli anni 50, quindi il femminismo come c'è adesso non era organizzato, era una cosa molto in embrione. Queste scienziate mettono a punto un virus che colpisce esclusivamente i portatori del cromosoma Y. Il cromosoma Y è quello che caratterizza i maschi. Per cui di questa epidemia erano vittime soltanto i maschi. Era un modo abbastanza radicale per risolvere la differenza di genere.
Oh, fra l'altro, le donne avevano trovato anche il modo di riprodursi per partenogenesi, cioè solo loro senza maschi, quindi il maschio non serviva più. Oh, la congiura fallisce perché per la defezione di alcune fanciulle, le quali decidono che tutto sommato il maschio qualche interesse poteva ancora averlo e per cui fanno saltare l'operazione. Ma questa, diciamo, è una curiosità. In realtà, buona parte dei romanzi sono dedicati a descrivere gli sforzi di una umanità concorde che supera tutte le divisioni rispetto a un pericolo che riguarda tutti e concentra le sue risorse per risolvere un problema generale che ne minaccia la sopravvivenza. L'ultimo romanzo di questo genere, di un certo peso, che sia stato pubblicato, risale al 1969 ed è Andromeda Strain di Crichton. No. È un romanzo nel quale si immagina un grandissimo laboratorio internazionale, isolato da tutto il resto del mondo, nel quale gli scienziati si stanno da fare fra diverse vicende per superare questo virus che viene dallo spazio su un meteorite. Oh, è l'ultimo romanzo di questo tipo. È l'ultimo romanzo di questo tipo che abbia un minimo di pregio, perché da allora in poi la situazione cambia. Guardate la data, siamo nel 69. Un anno prima, il 68, c'erano stati dei cambiamenti notevoli. Chi ha vissuto il 68, dicevo 24 anni, si ricorda quello che successe. Dunque, il nostro modo di pensare, il nostro modo di essere, il nostro modo di rapportarci soprattutto con l'autorità cambiò radicalmente. La fantascienza, questo cambiamento, lo aveva, non sol lo ha non soltanto registrato, ma lo aveva largamente previsto, perché già da qualche anno cominciavano a circolare romanzi nei quali veniva contestata, l'autorità. In particolare le tre autorità fondanti in qualche modo della nostra civiltà. In primo luogo l'autorità politica. Nei romanzi precedenti le nazioni si univano, trovavano un terreno comune per condividere le risorse, in qualche maniera si mettevano insieme per superare la crisi. Nei romanzi successivi questo non succede. Le nazioni cominciano a litigare fra di loro, ciascuna gelosa delle proprie risorse senza condividerle con altri. Ogni autorità politica prende delle decisioni per conto suo e molto spesso queste decisioni sono non soltanto cervellotiche, ma valgono ad aumentare il potere delle singole autorità piuttosto che a risolversi nel bene comune. Ecco, se qualcuno sembra di avere già visto qualcosa di questo genere, la fantascienza queste cose le prevede dagli anni 60. Oh. La seconda autorità che viene meno è l'autorità scientifica. Nei primi romanzi, il baluardo dell'umanità, il baluardo della nostra difesa principale era la scienza. Era soltanto grazie a uno sforzo comune degli scienziati che il virus poteva essere sconfitto. Dal 68 in poi, anzi per la fantascienza da un po' prima, dal 68 in maniera notevole, la scienza viene criticata, cioè si comincia a far vedere che non soltanto non sa risolvere il problema e magari per risolverlo ha bisogno non di uno sforzo organizzato, ma di un lampo di genio di una persona sottovalutata, e non solo questo, ma comincia a litigare, cioè i vari scienziati propongono teorie diverse, interpretazioni diverse di ciò che succede e non ci si capisce più niente. Anche se questo l'avete visto, la fantascienza 50 anni fa già lo diceva. La terza autorità che viene in qualche maniera criticata è,
la forza, l'autorità che sta nella forza delle armi, cioè il potere militare. Ecco, si scopre che non soltanto il potere militare per sua stolidità non è in grado di contrastare le pandemie, perché i virus non si sconfiggono con le cannonate, ma in buona misura è responsabile di ciò che succede, perché buona parte dei virus che la fantascienza prevede si siano diffusi sono nati come arma. Ecco, fra i vari romanzi di questo genere mi piace citarne uno di un carissimo amico mio che si chiamava Frederick Pohl, che è stato uno dei più grandi autori di fantascienza e direttori di rivista di fantascienza. Il romanzo si intitola Cold War, Guerra Fredda, e immagina che agenti stranieri, diciamo così, diffondano dei virus attraverso missioni diplomatiche e scientifiche, cioè mandano delle missioni di ricerca, delle missioni, diciamo, apparentemente innocue, con persone che con delle fialette in tasca diffondono dei virus. Questi virus non sono destinati a fare strage totale, ma sono destinati a distruggere la morale e l'economia delle nazioni che ne sono vittime. Ecco, questa cosa Frederick Pohl la scrisse nell'anno di grazia 1974, e adesso siamo invasi da previsioni bislacche, ovviamente, perché non c'è niente di vero, ma le più strane rispetto a cose di questo genere. Comunque, vorrei attirare l'attenzione sulla data del 1968, perché non soltanto è stata quella che ha visto cambiare il nostro costume, ma è appunto quella nella quale anche nella fantascienza c'è stato questo spostamento di attenzione. Mentre prima si parlava della speranza legata alle nostre grandi forze, ovvero l'organizzazione politica e quella scientifica, dopo si è scoperto che queste erano parte della crisi. Un'opera che questo tipo di cose l'ha fatta, l'ha posta in primo piano con molta evidenza, non è un romanzo, ma è un film di fantascienza. Il film La notte dei morti viventi di George Romero, che è diventato quasi un film simbolo, è quello che in qualche maniera ha fatto diventare una parola di uso comune il termine zombie, che prima, per sapere cosa significava, bisognava andare a leggere un trattato di religioni dei paesi estremi. Ecco, quel romanzo l'epidemia che scatena il fenomeno dello zombie è frutto intanto di un esperimento scientifico, perché è stato portato sulla Terra da una sonda che arriva dal pianeta Venere. Ma poi la cosa interessante è vedere come l'umanità reagisce a questo fenomeno. George Romero, con un'operazione molto intelligente, rappresenta simbolicamente tutta l'umanità in un gruppo di persone che si rifugiano in una villa per sfuggire agli zombie. Le persone che sono rinchiuse in questa villa non collaborano fra di loro, cominciano a litigare e ciascuna di loro affronta la minaccia in maniera diversa. Alcuni si chiudono in una cantina, altri fanno delle sortite strane e finiscono mangiati vivi. Altri ancora cominciano ad accumulare risorse per sopravvivere il più possibile. Alla fine muoiono tutti, eccetto una sola persona, un ragazzo di colore. E il fatto che fosse un ragazzo di colore, siamo nel 68, già è indice di un bel coraggio da parte di George Romero. Questo ragazzo è quello che ha cercato di affrontare la situazione in maniera razionale, cercando di convincere gli altri a collaborare, non c'è riuscito. Alla fine rimane solo e incontra i soccorritori. Dunque, perché l'autorità locale, come unico sistema o come più efficace sistema per risolvere la crisi,
aveva scelto quello di sparare a tutto ciò che si muove. E allora arriva vicino a questa villa una posse, cioè un gruppo di armati guidati dallo sceriffo locale che spara a tutto quello che vede. Da lontano il ragazzo saluta per attirare la loro attenzione e quelli gli sparano in testa. Ecco, questa è la critica ovviamente simbolica a quello che succede quando non sai valutare esattamente la situazione e quando ti fai prendere da emozioni particolari che diciamo alterano il tuo giudizio. Ecco, sono abbastanza tenero nel dare questi giudizi. Comunque, Romero queste cose le ha messa in evidenza in maniera straordinaria già nel 1968. Dopo di allora, molti romanzi hanno portato avanti situazioni di questo genere. Alcuni romanzi, anche scritti da autori importanti, come l'ahimè illeggibile The Stand di King, di Stephen King, nel quale si verifica proprio una situazione di questo tipo, oppure un romanzo che in italiano è stato intitolato L'abisso di un bravissimo autore sottovalutato che si chiama Dean Kuntz, nel quale ancora una volta ci sono situazioni di questo genere. Qual è la critica che la scienza avanza nei confronti di questo tipo di modo di affrontare la crisi. Un esempio delle conseguenze di quello che può succedere si trova in un romanzo breve di un altro grande amico mio e un straordinario autore che si chiamava Jack Vance. Il romanzo è intitolato L'ultimo castello. Riguarda l'umanità al suo crepuscolo. L'uomo è ridotto a rinchiudersi in rocche, in castelli autonomi, nei quali c'è tutto quello che è necessario per sopravvivere, nei quali nuclei di umanità si rifugiano per sfuggire a mostri, i mostri che hanno invaso la Terra e che sono frutto di esperimenti di ingegneria genetica fatti proprio dall'umanità. Ecco, in questi mostri, in questi castelli, i residui dell'umanità sono rimasti a vivere per migliaia e migliaia di anni. Il risultato è che all'interno la situazione si è cristallizzata. Non c'è più nessun progresso, non c'è più nessuna evoluzione, c'è una situazione di stasi. L'umanità ripete costantemente gli stessi riti, le stesse funzioni, le stesse movenze, sempre allo stesso modo, senza capire più neanche il significato originario di queste cose. Ed è continuamente assediata dai mostri, mostri che ha creato lei stessa, e che non riuscirà mai a debellare se a un certo punto non riuscirà a spezzare questa situazione. Situazione creata da una circostanza che tante volte, ahimè, stiamo cominciando a vedere, cioè la tendenza a sfuggire ai problemi non affrontandoli di petto, ma chiudendoli fuori, erigendo dei muri. Questa cosa, il pericolo del muro, diciamo così, del fatto che il senso di sicurezza che dà il muro sia ingannevole perché tutte le mura crollano, la fantascienza lo affronta dai primordi. Ed è, se voi ci pensate, una situazione che nasce all'origine stessa della nostra cultura occidentale. Il primo romanzo, diciamo la prima opera letteraria che noi abbiamo registrato, che non ha niente di analogo alle spalle, è l'Iliade. È il romanzo che non ha nulla dietro.
L'Iliade racconta di una sedia. La nostra civiltà, la nostra cultura parte da quell'assedio, perché è da quell'assedio che poi è nato tutto. Le figure che noi ritroviamo nell'Iliade le ritroviamo trasformate, adattate, evolute in tante maniere, praticamente in tutta la storia dell'umanità. La cosa di cui la fantascienza, secondo la sua vocazione profetica, ci consiglia di evitare è la tendenza a chiuderci dentro muri, a escludere dal nostro tranquillo villaggio tutto ciò che è diverso, tutto ciò che non comprendiamo, tutto ciò che in qualche maniera percepiamo come ostile. Questo è il più grosso sbaglio che potremmo fare, perché chiudersi in un muro significa ridursi a nulla, significa essere costretti all'immobilismo, e l'immobilismo porta l'estinzione e la morte. Una cosa di questo genere, diciamo, tanti oggi cercano in qualche maniera di farla capire a chi non vuole a chi non vuole capirla. Però la fantascienza ci ha dato un modo interessante e piacevole in qualche maniera di capire i nostri errori. Non arriva a suggerirci le terapie, perché questo sarebbe troppo, però ci invita alla riflessione. La pandemia, il virus, la minaccia generale sull'umanità è solo l'aspetto simbolico di tante cose che ci circondano, tante cose che noi conosciamo, ma che potrebbero avere un aspetto che poi si rivolta contro di noi. Ecco, la fantascienza ci ammonisce a affrontare direttamente questi pericoli, non far finta che possiamo tagliarli fuori, perché questo sarebbe l'atteggiamento più negativo possibile. Ci invita a raccogliere le nostre risorse, soprattutto le risorse intellettuali, ed affrontarli per quelli che sono. Parlo di risorse intellettuali perché uno degli insegnamenti più importanti che noi riceviamo da questi libri, che ripeto sono romanzi popolari, non stiamo parlando di trattati filosofici, sono romanzi che dovrebbero essere o vorrebbero essere di piacevole lettura. Uno degli insegnamenti più importanti che noi riceviamo è che per vincere i nostri nemici, per sovrastare i pericoli, ci dobbiamo istruire, dobbiamo studiare, dobbiamo imparare, perché il pericolo principale non è il virus, è l'ignoranza che circonda il virus e l'ignoranza che circonda noi stessi quando lo affrontiamo. Questo non riguarda soltanto il virus, riguarda, diciamo, la nostra umanità in generale, contro le tenebre, contro il pericolo, contro il mostro di Frankenstein. L'unica cosa che possiamo fare non è né fuggire né barricarci. Dobbiamo prima di tutto comprendere ciò contro cui abbiamo a che fare, comprendere noi stessi, e dalla comprensione, dalla consapevolezza verrà la nostra salvezza. Ecco, questo è un esempio della funzione profetica della fantascienza, perché da questo noi tiriamo fuori degli ammonimenti, non tiriamo fuori né terapie né diciamo condanne, tiriamo fuori soltanto degli interessanti consigli rivolti poi spesso in maniera piacevole attraverso un tipo di letteratura che è gradevole leggere. Ecco, io penso di aver finito dicendo questo. Se ci sono delle domande, delle cose, io sono qua.
Grazie mille, Stiano Fusco. Oggi per le domande la vedo un po' complicata, è Vedi meglio, complicato, forse siamo anche un po' indietro, però allora ti comunque dirò. se qualcuno avrà delle domande da fare, eventualmente possiamo anche successivamente inoltrarle. Adesso, oggi, prima, intanto almeno andiamo avanti, poi vediamo se alla Comunque, fine di tutto, visto che scusami, siamo un po' in ritardo. posso dire un'ultima Sì. cosa? Ecco, la Certo. situazione di oggi ci fa vedere un'altra cosa che ha precisamente anticipato la fantascienza. Oh, e l'ha anticipata nella persona di un altro mio grande amico che si chiama Roberto Vacca ed è stato uno dei più grandi autori di fantascienza, non soltanto italiani. Ecco, Roberto Vacca, nella seconda metà degli anni 60, previde il crollo dei massimi sistemi, cioè ci disse: guardate, stiamo attenti, perché noi stiamo costruendo una civiltà così complicata che basta un niente per farla crollare. Ecco, non so se mi sono spiegato, ecco. Direi proprio di sì, e direi che abbiamo anche già visto appunto oggi qualche esempio, anche se speriamo che non crolli oggi, No, ma speriamo di no. indubbiamente è così, indubbiamente è vero, e tra l'altro questo ne parleremo soprattutto nell'ultimo incontro. Tra parentesi, non so quanti sanno, per esempio, che si parla tanto di telelavoro come una soluzione a tutti i problemi, ma già oggi internet inquina più di tutto il traffico aereo mondiale. E si prevede che se si continua così nel 2030 sarà la principale fonte di inquinamento in assoluto. Quindi, come dire, la realtà è sempre più complessa di come viene Certo. presentata con certi slogan semplicistici, e direi proprio che quello che ci dicevi, che per risolvere i problemi bisogna innanzitutto capirli, è veramente, può sembrare banale, ma non lo è invece, è Non proprio, è non è sono banale per quelle. niente, professore, non è banale No, proprio per niente. sono quelle. No, nel senso che dovrebbe essere ovvio, ma come spesso accade, le cose più ovvie sono quelle a cui meno si pensa. In effetti è proprio questo che noi dobbiamo cercare di fare, che stiamo cercando per quanto possibile di fare anche attraverso questo ciclo di incontri, ma che vi invito anche a fare per conto vostro, perché ne approfitto per dire, come ho già detto anche ai miei studenti, quando ho fatto sia loro ma anche con amici, così ho fatto alcune domande, per esempio su banali informazioni, dati di fatto, che sono proprio il minimo indispensabile per inquadrare quello che succede. Per esempio, sapete quanta gente muore normalmente ogni anno, giusto per avere, no, un termine di paragone? Non lo sa nessuno, eppure tutti passiamo centinaia di ore su internet a cercare che cosa. In genere cerchiamo opinioni, io inviterei a cercare i fatti, i dati, che ci sono, solo che bisogna cercarli, altrimenti è chiaro che se uno si accontenta di sentire le opinioni più stralunate sul blog preferito, però questo non è Sì. comprensione, invece per comprendere bisogna guardare la realtà, guardare i fatti, e questo può essere a volte un po' più faticoso, ma poi paga. Bene, Vedi, adesso sì. sai Sì, qual è il prego. problema? È che bisogna saper distinguere l'informazione dal rumore. Eh sì. Il nostro problema è che siamo bombardati da tutti una serie di rumori i più incredibili possibili. In questo rumore c'è un filo di voce che ci dice la verità. Andarlo a tirare fuori è estremamente difficile. Anche questo la fantascienza l'ha previsto, l'ha fatto vedere in tanti romanzi nei quali diciamo il potere politico si impossessava del rumore. Non dell'informazione, la cosa interessante è questa: non diffondeva delle informazioni a suo vantaggio, ma diffondeva il rumore, le chiacchiere inutili, le stupidaggini, le fake news, come si dice oggi, e da questo traeva il suo vantaggio. C'è un bellissimo romanzo di Damon Knight che è dedicato a Hell's Pavement, che è dedicato proprio ad una cosa di questo genere. E tanti altri romanzi poi ci sono che riguardano questo. Frederick Pohl, che ho già citato, anche lui ha scritto molto su queste cose.
Sì, esattamente, anche questo mi sembra una cosa molto centrata e su cui cercheremo di tornare anche nei prossimi incontri. Cioè, io cerco sempre di tenere presenti gli spunti anche che vengono negli incontri precedenti per magari poi riproporli in quelli successivi. E adesso, siccome siamo però un po' in ritardo, quindi ringrazio moltissimo, dico per le domande, non so se prima facciamo parlare tutti, poi vediamo se rimane ancora un po' di spazio. E adesso vi devo presentare il contributo di Serra e della disegnatrice Corbetta, che è della Bonelli, che però per ragioni tecniche hanno preferito fare il filmato, perché siccome Antonio parla, però fa anche vedere immagini di fumetti, perché loro ci parlano appunto di questo tema nel fumetto di fantascienza, però è tradizione che ci sia sempre un disegnatore della Bonelli, che si sceglie in genere tra quello specializzato nell'argomento di turno, che ci fa in diretta un disegno, quelli della Bonelli sono artisti veri, ed è una cosa molto bella da vedere, ma era molto complicato da fare in diretta, per cui hanno fatto questo filmato che adesso vi faccio vedere, quindi comunque tanto no, non cambia molto, però evidentemente non c'è possibilità di interagire, ma in ogni caso ci godiamo questo esempio. Come tutti gli anni, eccomi qui a fare una lezione sui fumetti, sul loro rapporto anche con la scienza, diciamo, ma in questo caso anche evidentemente con gli eventi che stanno capitando in questo momento nella nostra realtà. Tant'è vero che per una volta non possiamo vederci di persona, ma siamo costretti a fare questa cosa a distanza. Data la situazione che stiamo vivendo, questa volta c'è anche un'altra importante differenza. Di solito io, come ospite, un disegnatore della Sergio Bonelli Editore, che mentre io parlo e spiego i miei fumetti, realizza un disegno in diretta che gli studenti possono vedere realizzato in diretta. Chiaramente questa cosa questa volta non si è potuta fare, ma mentre io vi parlo, potrete vedere nel montaggio video finale, Silvia Corbetta, una delle autrici che lavorano con noi su Nathan Never, ad esempio, che sta realizzando un disegno di Nathan Never che, dati gli argomenti che andiamo ad affrontare, vedrete, affronta gli zombie. Una delle ragioni per rimanere a vedere fino in fondo la lezione è sempre stata quella di vedere il disegno finito. Ora, chiaramente voi vedendo un video potreste fare così, scorrere fino in fondo la barra e andare a vedere il disegno finito che sarà comunque alla fine del nostro video, ma magari rimanete con noi e ascoltateci comunque, mentre nel frattempo ogni tanto avrete un piccolo intermezzo con Silvia che ha registrato il suo lavoro man mano che stava realizzando questa tavola fatta apposta per questa lezione. L'argomento è tecnicamente il nemico invisibile, cioè tutte quelle situazioni nelle quali noi non possiamo combattere direttamente fisicamente l'avversario, perché è un virus, le radiazioni o cose di questo tipo, che chiaramente hanno però la capacità straordinaria di diffondersi con estrema rapidità e di creare quello che inevitabilmente viene chiamato un contagio. Ora, questo aspetto dell'invisibilità del nemico è un aspetto che chiaramente a fumetti, come anche cinematograficamente, funziona poco. Infatti, nei fumetti di cui andremo a parlare, di fatto questo nemico invisibile non è, perché in qualche maniera viene sempre visualizzato o reso in qualche maniera graficamente percepibile, perché altrimenti è chiaro che diventa difficile anche, come dire, temere questa minaccia di cui stiamo parlando. Chiaro che la prima parola che viene in mente appunto è quella dei virus. Ora, chiunque sia un appassionato di fumetti, uno storico del fumetto come me, se sente la parola virus, è costretto a pensare a Virus, il mago della foresta morta, un fumetto del 1939 che venne pubblicato sull'Audace e poi anche su Topolino, che era scritto a Federico Pedrocchi e disegnato da Walter Molino, quindi un artista straordinario di altri tempi. Peccato che questo fumetto, che porta per nome la parola virus, di virus non si occupi. Il virus è soltanto il nome del nostro protagonista, che è uno scienziato malvagio che vuole conquistare il mondo attraverso il teletrasporto. Quindi purtroppo esauriamo qui il nostro argomento, però solo per dire che esiste un fumetto che si intitola Virus, un fumetto italiano classico che si intitola Virus, ma col virus e col contagio non ha nulla a che fare. Virus e contagio invece sono veramente molto diffusi nel mondo dei fumetti. Se dovessimo fare una storia di questo tipo, ci troveremmo, ci
parlare di decine e decine di titoli, quindi ho fatto una scelta. Ho fatto una scelta che è legata chiaramente in particolar modo alla mia memoria, cioè alle emozioni che questo tipo di concetto mi ha provocato, soprattutto in gioventù, quando i fumetti erano diffusi su testate come il Corriere dei Ragazzi, il Corriere dei Piccoli e così via, eccetera. E quindi citeremo delle cose che hanno una certa età, senza dimenticarci ovviamente che anche tutti i vari personaggi della Sergio Bonelli Editoria, ad esempio, che è la casa editrice che io in qualche maniera rappresento, hanno affrontato questo tipo di situazioni. Per cui contagi, epidemie, le possiamo trovare in Nathan Never, il numero 17, si intitola Sopravvivenza Zero, che insomma è un titolo che già ce la dice lunga, oppure nel caso di Dylan Dog, quelle epidemie o, contagi misteriosi che producono anche comportamenti folle e così via, ce ne sono tantissime, veramente non finiremo più di citare gli albi, ma possiamo certamente citare la serie molto bella del Pianeta dei Morti, creata da Alessandro Bilotta, dove addirittura il paziente zero, quello che genera l'epidemia, per cui poi il mondo si trasforma, diciamo, in un mondo di zombie, è Groucho, è l'assistente di Dylan Dog, e l'impossibilità per Dylan di uccidere il suo amico genera, diciamo, la fine del mondo, producendo poi infiniti sensi di colpa nel protagonista. Ma epidemie varie ne hanno affrontate anche Tex, sua moglie Lilith è morta di vaiolo, per dirne una, o altri personaggi. Quindi, insomma, appunto, è difficile che questo argomento non sia stato affrontato a fumetti, insomma, è stato affrontato più e più volte da tantissimi personaggi. Ora, esistono alcune varianti. Una variante tipica del contagio è quella che riguarda gli zombie. Così immediatamente ci liberiamo di uno dei fumetti più popolari e più importanti al riguardo, che è The Walking Dead. Ora, The Walking Dead, che se non ricordo male, ma adesso troverò la sua brava schedina che mi sono preparato, eccolo qui, è stato pubblicato da Image Comics, è scritto da Robert Kirkman, poi disegnato da Tony Moore e Charlie Adlard, che è una serie che si è conclusa da pochissimo e che ha prodotto, soprattutto per voi che mi state ascoltando in diretta, perché è un fumetto, perché chiaramente tutti avrete pensato che è una serie televisiva, invece è anche un fumetto, o meglio, all'origine è un fumetto, racconta di quella che viene normalmente definita apocalisse zombie, anche se in Walking Dead la parola zombie non viene mai pronunciata, dove i nostri eroi, perennemente in fuga, devono sopravvivere in un mondo di morti che cercano di contagiarli, appunto, e di trasformarli. Le ragioni di questa, chiamiamola, epidemia non vengono mai di fatto spiegate. Kirkman in una battuta sostanzialmente dice sono delle spore che vengono dallo spazio, come anche nel classico film La notte dei morti viventi di Romero, perché vengono trasportate, se non ricordo male, da un satellite precipitato, una cosa del genere, come da una meteora, questo andate voi a controllare. e chiaramente tutte le storie di zombie in realtà non si occupano degli aspetti reali di quella che potremmo definire oggi, alla luce della nostra esperienza quotidiana, una pandemia. Ma lo zombie è una metafora di noi, dell'uomo, ma è una metafora anche del consumismo, e quindi chiaramente queste storie si preoccupano della sopravvivenza, dei rapporti tra i personaggi e così via, ma non si preoccupano di quell'aspetto, diciamo, che riguarda l'ossessione legata al diffondersi del contagio. Sono sostanzialmente delle storie che poi si trasformano in storie d'azione, fondamentalmente, dove il rapporto tra i personaggi e la loro ansia non riguarda la ricerca di una cura, non riguarda la possibilità, diciamo così, non riguarda poi soprattutto, dato quello che ci sta capitando oggi, il realismo degli aspetti pratici, cioè come facciamo a sopravvivere se ci sono cadaveri dappertutto, come facciamo a sopravvivere se ci sono i negozi chiusi, se non viene più prodotto il cibo e così via, eccetera. È chiaro che chi racconta delle storie, ecco, in qualche maniera elide tutta questa area realistica per raccontare delle avventure che in qualche maniera chiaramente ci inquietano, perché temiamo per la salute dei nostri protagonisti, ma non ci fanno pensare a quello che è la realtà concreta delle cose. Solo in pratica in due storie che vi citerò
ci sarà un modo di affrontare in maniera realistica queste situazioni e ci sono anche dei perché gli autori si sono preoccupati di questa cosa. Quindi, è questo, diciamo, Walking Dead come esempio generale di tutti le storie, diciamo, di zombie. Simile ma diverso è un altro prodotto che è Y, l'ultimo uomo sulla Terra, o Y, l'ultimo uomo, che è pubblicato dalla DC Comics all'interno della collana Vertigo, che è scritto da Brian K. Vaughan, spero che la pronuncia sia accettabile, è disegnato quasi interamente dalla coautrice della serie, che si chiama Pia Guerra. E in Y, l'ultimo uomo sulla Terra, invece, abbiamo un'analisi molto più interessante, molto più politica di quello che è una situazione imprevista legata a un evento catastrofico, anche se in questo caso la pandemia, che è tale, colpisce soltanto gli uomini e non solo gli uomini, cioè colpisce tutti gli esseri maschi, comprese anche simie, animali e così via, eccetera. Cioè sostanzialmente gli uomini spariscono, tranne il nostro protagonista che si chiama Yorick, inutile dire che Y sta per il cromosoma Y, insomma, no? Il fatto che appunto è maschio. E l'analisi che l'autore fa di questo mondo completamente al femminile, dove c'è una totale assenza degli uomini, ma anche della ricerca della possibilità di una soluzione al problema che non può fare a meno dell'esistenza degli uomini, motivo per il quale l'unico uomo sopravvissuto diventa oggetto di un'ossessiva sia ricerca per sperimentare, clonare, tentare di capire perché è sopravvissuto, di vedere se questa cosa può per far ricominciare il sistema, ma anche c'è tutto un ragionamento che tende in qualche maniera a raccontarci le difficoltà dei rapporti tra uomini e donne, no? In qualche maniera, e quindi una storia molto più ampia che cerca di affrontare degli argomenti abbastanza più complessi, così come fa un altro fumetto molto bello, ma molto meno noto e anche un pochino più raro. Questo fumetto è del 1982, è stato uno dei fumetti che io ho letto. Questo qui entra proprio nel gioco della mia memoria, sicuramente. Veniva pubblicata in Italia sull'Eternauta, che era una rivista dei fumetti che usciva in quegli anni, e si intitolava in quella versione lì Dopo il grande splendore. In realtà, in spagnolo si intitola El último recreo, che vuol dire l'ultima ricreazione, l'ultima libertà, l'ultimo momento, insomma, e così via. O l'ultima gioventù, anche, che è un altro dei titoli che ha avuto questo fumetto. Era scritto da Carlo Strigliò, che era un grandissimo sceneggiatore, straordinario sceneggiatore, disegnato da Orazio Altuna, che è un disegnatore di grande talento, con una grande capacità di disegnare proprio l'umanità dei personaggi e la loro espressività. E quest'ultima gioventù ci racconta una cosa che non è molto diversa da Y, l'ultimo uomo, anche se è ancora più cattivella di Y, l'ultimo uomo, perché nell'ultima gioventù, a causa di una bomba, un'esplosione, questo grande splendore del titolo, appunto, improvvisamente scompaiono tutti gli adulti. Muoiono, rimangono solo i ragazzini. I ragazzini, appena raggiungono minimamente la maturità, muoiono di nuovo. Quindi c'è anche qui un discorso molto politico legato all'innocenza, legato all'incapacità degli adulti di affrontare. C'è moltissimi elementi di carattere ecologista, diciamo, nel contesto di questa storia, ma anche tantissimi elementi che riguardano quella che è la maturazione, la crescita. Ad esempio, i nostri ragazzini a un certo punto devono comunque tentare di spostarsi, trovare qualcosa di nuovo, eccetera. Quindi abbandonare i giocattoli diventa un problema, sembra una sciocchezza, invece è una scena estremamente commovente, così come anche la presenza di questi ragazzini disegnati in maniera così sorprendentemente umana e realistica da Altuna, produce il fatto che quando per la prima volta uno dei ragazzini maschi, che è un pochino più grande degli altri, prova un'attrazione di carattere sessuale nei confronti di una delle bambine, quindi c'è un vago accenno all'idea non tanto della sessualità, ma addirittura purtroppo dello stupro, cioè la bambina non vuole, ma lui sì, muore sul colpo. Quindi la storia è estremamente simbolica, cerca di raccontare qualcosa che
che chiaramente forza la mano. Come abbiamo detto, come avete visto finora, in tutte queste storie che abbiamo raccontato, stiamo parlando di una visione che è appunto simbolica dell'idea della pandemia, del contagio e così via, eccetera. Cioè queste storie servono a dimostrare qualcos'altro. Sono fondamentalmente delle fiabe. Non affrontano in maniera realistica l'idea e le sue conseguenze pratiche. Né tantomeno affrontano alcuni concetti essenziali come quella dell'informazione riguardo alla pandemia o della paranoia che si viene a generare nel momento in cui si diffonde il concetto, cioè chi è contagiato, chi no, chi ha paura di essere contagiato e così via. Quindi sono storie che invece in qualche maniera partono da un presupposto: l'evento è già successo in qualche maniera ed è anche già concluso, cioè ha già fatto il suo lavoro. Sono morti tutti. C'è un ristretto gruppo di sopravvissuti che cercano di sopravvivere. In questa logica, adesso facciamo una piccola dissertazione invece di carattere umoristico, perché una delle storie che subito mi sono venute in mente quando il professor Musso mi ha detto parliamo di contagio, parliamo di così via, eccetera, è una storia che si intitola I Puffi Neri. Ora, anche qui, come succede per The Walking Dead, tenendo conto che The Walking Dead è una cosa più recente ancora, alcuni di voi potrebbero pensare, ah, i Puffi, quel noto cartone animato di Hanna-Barbera. No, i Puffi sono un fumetto. Sono un fumetto, tra l'altro, che è stato creato nel 1958, quindi ha insomma, di un'epoca anche questa un po' remota, creati da Peyo e le Stromf. Cercherò di pronunciare questa parola impronunciabile, che poi da noi diventano i Puffi, hanno vissuto diverse avventure, ma la loro prima avventura si intitola I Puffi Neri. Cosa succede nei Puffi Neri? Nei Puffi Neri succede questo, che i nostri Puffi vivono nel loro meraviglioso villaggio fatto di tutti i funghetti, come ricorderete, insomma sono degli omini blu, grandi così, vivono in questo mondo che, per chi non lo sapesse, fuori dal villaggio dei Puffi il mondo è nel Medioevo, perché questi personaggi sono nati all'interno di una serie che aveva un'ambientazione medievale che si chiamava, che noi chiamiamo adesso John e Solfami, che ai miei tempi si chiamava Rolando e Pirolì, e che non tenterò la pronuncia dei nomi francesi dei due protagonisti perché mi renderei assolutamente ridicolo. In ogni caso, l'ambientazione era medievale e quindi i Puffi vivono in questo mondo magico dentro i loro funghetti. Sono tutti maschietti i Puffi, e questo diciamo per loro natura, quindi è il contrario di Ypsilon, l'ultimo uomo, ma va bene così. I Puffi, finché non nasce la Puffina o la Puffetta, a seconda del vostro punto di vista nella storia del fumetto, non si pongono il problema di come vanno le cose. Ma in questa storia una mosca che è portatrice di questa misteriosa malattia, per i Puffi, disturbata da uno dei Puffi, punge un puffo e questo puffo da blu, da azzurro, diventa nero. Diventato nero, perde completamente la propria personalità e si aggira per il bosco dicendo la fatidica parola gnap, quindi fa dire gnap, 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 gnap. D'altronde loro dicono puffare per ogni cosa, quindi io smetterò di puffare se tu mi pufferai una cosa e così via, eccetera. Quindi è chiaro che anche i Puffi Neri non hanno un linguaggio particolarmente complesso. E ogni volta che un puffo morde un altro puffo, un puffo nero morde un puffo blu, il puffo blu diventa un puffo nero. Quindi sono di nuovo gli zombie, però chiaramente in versione un po' buffa, un po' comica. Ma in questo caso, diciamo, lo sviluppo del contagio è raccontato in maniera estremamente drammatica, cioè la storia è assolutamente buffa, tutto fa ridere in questa storia, però il modo in cui il contagio si diffonde, ci vengono commessi degli errori, il tentativo di catturare uno dei puffi neri per cercare di curarlo produce il fatto che tutti i puffi si accalcano sul puffo nero, il quale li morde tutti e produce un sacco di puffi neri e così via, eccetera. Produce anche il fatto che l'autore, divertendosi a ragionare su questo concetto del contagio, dell'evoluzione del contagio, addirittura inserisce uno dei concetti di cui sentiamo parlare sempre più spesso in questo periodo, cioè quello della mutazione del virus. Infatti, uno dei Puffi Neri a un certo punto fa così, davvero, perché cosa vuole il virus? Il virus vuole espandersi, vuole che contagiare tutti, no? Ecco, quindi anche i Puffi Neri vogliono questa cosa, il contagio completo. Quindi uno dei Puffi Neri si dipinge di blu.
in maniera tale da essere scambiato per un puffo normale. E in questo modo, durante la difesa finale del villaggio, viene introdotta nell'ultimo funghetto dove tutti si assiepano, quelli sopravvissuti, e in grado chiaramente di contagiarli tutti, rivelando chiaramente la sua identità malvagia, un falso puffo blu. La storia finisce bene, state tranquillizzatevi, i puffi tornano tutti blu, però è per dire che questo chiaramente vi spingo, come lo faccio per tutti questi fumetti, a cercarli, a trovarli, a leggerli, se riuscite a recuperarli, sono quasi tutti facilmente recuperabili, puffi neri sicuramente. La storia comunque si conclude bene, ma è veramente divertente proprio, come dire, l'evoluzione, l'arco narrativo di questa storia, che ci dà in maniera comica però un'idea molto chiara di quali sono i sistemi attraverso cui un virus espande il suo contagio. Adesso invece parliamo di un fumetto, lo prenderò in mano perché è bello anche farci vedere che esistono effettivamente i fumetti, insomma, eccolo qua. Questa è l'edizione francese o belga, come lo vogliamo definire, originale. Questo è Luc Orient, tenterò questa pronuncia, ai tempi chiaramente l'avrei chiamato Luc Orient, che è scritto da Greg, che è lo dico di tutti quelli che stiamo citando, un grandissimo sceneggiatore, ma cosa possiamo fare? Un grandissimo sceneggiatore, e da Eddie Papp, che è un grandissimo disegnatore, non si discute. Questa storia, Il cratere dei sortilegi, venne pubblicata a puntate sul Corriere dei Piccoli quando io ero ragazzo ed è stata una delle grandi paure e ansie della mia vita. L'ho riletta, la possiedo chiaramente, l'ho comprata a Parigi un giorno, non mi ricordo proprio quando, e l'ho riletta per questa occasione e mi sono convinto che ci avevo ragione a essere spaventato, diciamo così, perché qui invece viene analizzato in maniera realistica qui, cioè mentre nei puffi questa cosa succede in maniera comica e buffa, viene proprio analizzato in maniera realistica lo sviluppo del contagio, ma soprattutto lo sviluppo della paranoia legata al contagio. E cosa succede in questa storia che si intitola Il cratere dei sortilegi? In questa storia una meteora proveniente dallo spazio, come vedete che l'origine del virus è questa, non citerò chiaramente Andromeda di Michael Crichton o altre cose, comunque non mi occupo di cinema, anche se ci occuperemo brevemente di cinema alla fine di questa nostra lezione. E nel cratere dei sortilegi una meteora proveniente dallo spazio precipita in un piccolo villaggetto isolato e immediatamente qui appunto le cose vengono affrontate in maniera realistica. Precipita questa cosa, immediatamente c'è un cordone dell'esercito, della polizia, che isola l'area, perché chiaramente un oggetto proveniente dallo spazio potrebbe portare appunto qualsiasi cosa, no? I nostri eroi, che in questo mondo fantasticamente ottimistico e meraviglioso descritto qui, che è un mondo futuro, però stiamo parlando di un futuro degli anni 60, quindi chiaramente stiamo in un'Europa che è unita e dove tutta la scienza si sviluppa in un unico laboratorio che si chiama Eurocristal. Fantastico, oggi ci ammazzeremo tutti, ma non importa. Erano altri tempi, tempi in cui appunto, come dire, i lettori come me speravano in un mondo un pochino diverso da quello in cui ci troviamo oggi. Comunque, Luke, il nostro protagonista, e Laura, la sua compagna, fidanzata, anche lei una scienziata, vengono inviati nel villaggio di Sargoris per vedere che cosa è successo al momento dell'impatto con questa meteora. Fin da subito la situazione appare preoccupante, perché la caduta della meteora ha creato tutta una serie di ansie, di dubbi, e addirittura fin dall'inizio qualcuno dice che nella meteora c'era qualcuno, non c'era qualcosa, c'era qualcuno, probabilmente un alieno. I nostri amici scienziati, che negli episodi precedenti di questa serie di alieni li hanno incontrati assai, non ci credono. Perché non ci credono? Proprio perché sono scienziati e li hanno incontrati. Cioè pensano, no,
Perché se fosse un'astronave non si sarebbe comportata così, non sarebbe caduta in questo modo. Cioè qui comincia a esserci un ragionamento realistico sull'approccio alla cosa. No, perché una meteora cade in un modo, un oggetto guidato cade in un altro. E la velocità, l'approccio e così via, eccetera. Stiamo parlando di un mondo che ancora non c'aveva i satelliti, o li aveva appena appena cominciava a conoscerli, insomma. Quindi chiaramente non c'è la tecnologia, non ci sono i telefonini. Questa intera storia, se ci fosse un cellulare, si risolverebbe in 30 secondi. Invece qua non c'è modo di comunicare e l'unico telefono del villaggio viene distrutto. Quindi la situazione poi precipita. Però c'è un crescendo perché molta gente dice di aver percepito queste presenze e poi cominciano a esserci dei morti, che sono dei morti fisici, cioè degli omicidi. Quindi chi li ha uccisi? Il nemico invisibile, che è l'argomento della nostra lezione, ma cominciano ad esserci accuse reciproche, no? Così via. E alla fine, nel parossismo più completo, anche il nostro protagonista ha la netta, precisa sensazione che ci sia qualcun altro. Tutto cresce, diventa sempre più drammatico. Noi che leggiamo la storia abbiamo anche la chiarezza certa di conoscere alcuni degli assassini, perché attraverso dei dettagli molto ben raccontati sull'abbigliamento degli assassini, che noi non vediamo, e però che poi vediamo in un'altra situazione, eccetera, noi ci rendiamo conto che a volte addirittura l'assassino è addirittura l'amico o la persona che ha, come dire, rivelato l'esistenza dell'omicidio, così via, eccetera. Noi lo sappiamo, i nostri protagonisti non lo sanno, quindi lo sceneggiatore è anche bravo a crearci un'ulteriore tensione, a dire: ma io lo so che è colpa sua, ma come, cosa sta succedendo? No? Alla fine di questa cosa, quando anche Laura, la protagonista, impazzisce e trafigge il nostro eroe Luke con una coltellata da cui lui perde una quantità di sangue incredibile, e voi immaginate di avere 12 anni e di beccarvi questa cosa sul vostro eroe preferito, noi scopriamo quello che forse è già chiaro: il nemico è invisibile, è chiaramente un gas che sta rendendo tutti pazzi, che sta alimentando le paranoie di ciascuno secondo delle paure che sono, non le materializza, attenzione, perché questo è un classico, no? Ho visto delle cose, no, qui non si vede nulla, è proprio la nostra mente da sola che produce l'ansia e il terrore di questa cosa, fino a produrre il fatto che tutti gli abitanti del villaggio si ammazzano completamente tra di loro. La cosa viene parzialmente evitata, perché i morti sono tanti nel finale della storia. Anche qui chiaramente la storia finisce bene, ma anche qui l'abilità di chi scrive, di chi racconta, a trascinarci nella paranoia senza, come dire, permetterci di fermarci a capire quello che sta succedendo, è un racconto proprio riuscito, è un modo, come dire, che io trovo ancora oggi perfetto di raccontare una storia a fumetti, anche perché è molto ben giocata proprio anche non solo nel rapporto tra le immagini, ma anche col disegno, ad esempio tutti i dettagli appunto dell'abbigliamento dei personaggi e così via, eccetera, ma anche perché queste storie venivano pubblicate su Tintin, che era una rivista, cioè Tintin è un personaggio di fumetti, ma Tintin era anche una rivista molto famosa, veniva pubblicato anche Luc Corian, e venivano pubblicate a puntate, così come sul Corriere dei Piccoli, quando ero ragazzo io, di 2 pagine. E infatti qui ogni 2 pagine c'è un colpo di scena. Ogni 2 pagine. Ed è una cosa straordinaria questa, proprio perché dà un ritmo incalzante, non è, tu non puoi fermarti, perché deve essere quello che oggi chiameremo un cliffhanger, ogni poche vignette. E pensate che i lettori della mia generazione aspettavano una settimana per sapere cosa succedeva nelle successive 2 pagine. Quindi era un mondo completamente diverso da quello che noi conosciamo oggi, dove vogliamo tutto e subito, una storia del genere la vorremmo leggere in pochi minuti. Io invece, leggendola proprio ieri sera, prima preparandomi per questo mio intervento, proprio rivedendo anche questo ritmo, proprio da sceneggiatore, non da professionista del mestiere, da scrittore, ho trovato questa storia veramente un fantastico gioiello. Difficile da trovare, ma è stata ristampata anche in italiano, anche non molto tempo fa. Quindi, nell'eventualità vi capitasse, ricordatevi Luc Corian in generale e il Cratere dei Sortilegi in particolare, visto l'argomento. Ora passiamo a fare un giro molto complicato, che questo arriviamo al nostro finale, e per il quale però occorreranno una decina di minuti per arrivare in fondo, quindi no, perché
Mi è stata chiesta questa cosa, chiaramente viviamo in questo momento, questa pandemia, il virus mortale e così via, eccetera, però ci sono anche altri eventi che capitano intorno a noi che conducono ad associazioni di idee molto strane, molto complesse, che portano a conseguenze bizzarre. Perché pochi giorni fa, rispetto al momento in cui parlo oggi, è il 29 settembre 2020, è morta una famosa attrice inglese, Diana Rigg. Ora, per voi giovani, ammesso che sappiate chi è Diana Rigg, è la regina di spine, la signora Tyrell nel Trono di Spade, e quindi voi direte, ah, quella vecchietta. La vecchietta, quando non era vecchietta, era una delle donne più belle dell'universo e era la protagonista di una serie televisiva che è stata, diciamo, formativa per tutti coloro che l'hanno vista e che hanno, come dire, che hanno fatto poi mestieri di scrittori dopo averla vista. Potrei citare tra questi autori, ad esempio, Chris Claremont e George Byrne, gli autori degli X-Men, che citano The Avengers, che non c'entra niente con The Marvel's Avengers, che infatti si chiamano Marvel's Avengers perché ci sono The Avengers, cioè quello che da noi si chiamava agente speciale, cioè Steed ed Emma Peel, due agenti speciali che avevano delle avventure straordinarie, la citano in continuazione, e lei era Emma Peel, che sulla quale c'era anche la famosa battuta The Girl with the Emma Peel. Lasciamo perdere. Questo è... Ora, lei era così famosa, così popolare, e faceva l'agente segreto, diciamo così, in televisione tutte le settimane, che quando nel 1968 si trattò di scegliere la protagonista del successivo film di 007, il primo film di Bond, il Dottor No, è del 1962, nel 68 si andò a trovare, e tenendo conto che all'epoca Sean Connery, che era stato il protagonista di tutti i film precedenti, disse non ne voglio fare più di film, quindi si trattò di trovare un nuovo Bond, si trovò un attore che si chiamava George Lazenby, lasciamo perdere questa storia complicatissima, ma diciamo che c'era bisogno di avere quindi un'attrice protagonista di grande rilievo per destare l'interesse del pubblico, in particolar modo inglese, che andasse al cinema a vedere. Quindi Diana Rigg venne selezionata per fare Teresa Bond, cioè la moglie di James Bond. Ok? Ora, perché parliamo di questa cosa? Perché nel romanzo originale di Ian Fleming, quindi è un'edizione d'epoca, diciamo, degli Oscar Mondadori, quindi al servizio di Sua Maestà, On Her Majesty's Secret Service, il titolo originale, nel romanzo non solo Bond si sposa con Teresa, ma la storia parla di un virus. O meglio, parla del fatto che la Spectre, l'organizzazione criminale cattivissima che è nemica di James Bond, in molti, molti romanzi, beh, l'ultimo di tre romanzi e molti film di 007, vuole minacciare il mondo, ricattare il mondo con un virus. Ernest Blofeld, il diabolico cattivo a capo della Spectre, qui proprio scopriamo che è proprio uno scienziato e sta producendo questo virus. E voi potete anche vedere il film che è stato tratto appunto da questa storia, ma ne stiamo parlando perché di questa storia ne esistono ben due versioni a fumetti in maniera molto diversificata e anche abbastanza interessante. E farò un brevissimo riassunto di questa storia nei suoi meccanismi narrativi. Abbiamo un agente segreto, il protagonista, che viene mandato in Svizzera, ok, in un posto isolato dove c'è una base del cattivo che ha un laboratorio dove sta sviluppando un virus. Questo cattivo vuole che il virus si diffonda nel mondo e vuole ricattare il mondo con questa cosa. L'eroe protagonista alla meglio, chiaramente, e impedisce la pandemia e lo scatenarsi dell'epidemia. Ora, il bello è che, e adesso qui tiriamo fuori un altro fumetto, ecco qui. Questo qui, che è Le Franc, il protagonista è un giornalista in realtà, come era anche Tintin, all'epoca era il mestiere tipico dei personaggi dei fumetti, di fatto fa l'agente segreto nei fatti narrativi della storia, questo di Jacques Martin. All'interno di questo è un volume antologico che ripropone diverse storie, c'è la terza avventura di Le Franc, che è del 1966, che si intitola Il mistero Borg. Il signor Borg, Axel Borg, è il cattivo della storia. In questa storia il nostro protagonista viene mandato in Svizzera, in un posto isolato, e c'è il cattivo, che è Axel Borg, che sta sviluppando un virus e per ricattare il mondo, il protagonista alla meglio e impedisce al cattivo di vincere. Ora,
come notate, ci sono delle similitudini importanti tra le due storie. Infatti, questo è il 1962, questo è il 1966, quindi la cosa, i tempi tecnici ci sono, ma ci sono anche altri elementi assolutamente bizzarri. Innanzitutto, in questa storia, però, che è la cosa che mi ha colpito, ma poi c'è una ragione che vi dirò, è il modo in cui viene affrontata la diffusione del contagio. Cioè, in questa storia, la diffusione del contagio è affrontata in maniera assolutamente realistica. Sembra di essere in diretta col telegiornale di oggi. Addirittura qui chiudono i negozi, chiudono gli uffici pubblici, chiudono le scuole, con la preoccupazione dei genitori che dicono dobbiamo riportare i nostri bambini a scuola e così via, eccetera. Tutto viene isolato e bloccato perché per il cattivo, per fare una prova del suo virus, appunto la prova in un paesino isolato, esattamente come Sargoisso o altri posti e così via, eccetera. E c'è un approccio veramente straordinariamente realistico che però ha una giustificazione. E qui, come è sempre fantastico quando uno cerca, la realtà e la fantasia si confondono in maniera pazzesca. Perché questa storia del 66, questo romanzo di James Bond, da cui è stato tratto un film, ma nel 68, quindi successivo al fumetto, e di cui c'era il fumetto, che è stato pubblicato però contemporaneamente a questo nel 66, questa storia del 62. Ma l'epidemia di febbre tifoide a Zermatt in Svizzera è del 1963 ed è un fatto vero. Ed è qui che le cose si confondono in maniera straordinaria, perché Fleming scrive di questa cosa ambientandola in Svizzera con le sciate e tutto il resto. 2 anni prima, perché il romanzo è uscito nel 62, il romanzo lo scrive almeno 6 mesi prima, diciamo. Quindi lo scrive molto prima che questa cosa succeda nella realtà. Mentre invece il fumetto di Jacques Martin è fatto avendo letto il romanzo di Fleming, ma avendo anche visto cosa succede nella realtà se succede la cosa che nel romanzo di Fleming non succede. E quindi c'è questo improvviso, per cui questo fumetto qui è il più realistico di tutti tra quelli che vi ho citato, per quanto sia un fumetto d'epoca, perché è costruito sulla passione dell'autore per romanzi di spionaggio e così via, eccetera, perché sicuramente tutto l'inseguimento sugli sci, la fuga con la funivia, è chiaro che ha letto al servizio segreto di Sua Maestà, ma nello stesso tempo l'approccio alla paura, alla pandemia, alla tensione, alla falsità delle informazioni, a cosa dire e non dire alla gente di quello che sta succedendo e così via, eccetera, è quello della realtà di quello che era capitato nel 1963 a Zermatt. E quindi questa situazione qui, come dire, è la più divertente di tutte, perché io volevo, mi è venuto subito in mente, parlando di virus, appunto, al servizio segreto di Sua Maestà, la morte di Diana Rigg, come dire, ha scatenato anche tutta questa ricerca e così via, eccetera, ma poi la scoperta di questo fumetto di Jacques Martin, che, non ci crederete mai, io sono un appassionato di questo fumetto, ma non avevo mai letto il Mistero Borg, perché questo qui è un antologico, ne ho decine di volumi. Avevo letto la prima avventura, l'avevo trovata molto bella, ma con 1000 fumetti non riesco, però me l'ho tenuto lì da parte, quindi quando faccio tutti questi incroci dico, ma ce l'ho a casa questo fumetto. L'ho letto ed ecco che vi consiglio eventualmente di leggere il Mistero Borg, perché sicuramente, per quanto d'epoca, per quanto datato, è quello che in qualche maniera rappresenta in maniera più realistica e vicina alla nostra condizione attuale i fatti legati all'espandersi di una pandemia o della minaccia appunto invisibile di un virus. Grazie mille.
può preparare la nostra prossima relatrice, che è la Rita Carla Francesca Monticelli. Carla per gli amici, ma mi prega sempre, ecco qua la firma di Silvia Corbetta, non Francesca, scusate. E, ecco, ecco qua l'opera compiuta in poco più di mezz'ora, che è qualcosa di certamente straordinario. Bene, a questo punto possiamo passare appunto a Carla, che è una scrittrice, oltre che una biologa, e in uno dei suoi racconti più importanti c'è proprio protagonista un virus, che in questo caso è un virus alieno, ma non sto a fare spoiler, quindi passo immediatamente la parola a lei, prego. Grazie Paolo, purtroppo sarò costretta a fare un po' di spoiler io, perché altrimenti non posso parlare di nulla. Devo dire che quando ho iniziato... Se lo fai tu non importa, basta che non abbia io la responsabilità di questo. Mi sembra giusto. La storia di cui hai parlato, appunto, di cui si tratta, si chiama Deserto Rosso, che è una serie di fantascienza che poi è diventato anche un volume unico. In teoria non c'entra niente con il virus, perché viene presentata come una storia di colonizzazione, ma per questo mi sono messa con questo sfondo esplicativo. Ma c'è di mezzo appunto una entità biologica che utilizza una tipologia particolare di virus per diffondersi, diciamo così. E diciamo che è usato questa particolare tipologia di virus anche per rendere la storia un po' più interessante, ma anche un po' più applausibile, anche perché sarebbe fantascienza hard in teoria. Ora voglio fare un piccolo passo indietro, perché finora hanno parlato i relatori ampiamente di virus che causa malattie, che causa pandemie, oppure usato come strumento per eliminare delle altre persone, così via. È un elemento, una connotazione fortemente negativa. Non che il mio virus sia positivo in senso assoluto, però è un approccio un po' diverso. Diciamo che molto spesso nelle storie di pandemia, che si tratti di un virus o di un altro microbo qualsiasi, non fa molta differenza, perché si va a guardare più che altro il risultato, cioè quello che appunto la malattia provoca. Poi sono degli scenari appunto apocalittici o addirittura post-apocalittici. In altre storie invece è importante il fatto che sia proprio un virus, cioè un tipo di entità biologica costituita, molto semplice tra virgolette, costituita da un genoma e un involucro essenzialmente. E quindi sono due tipologie. A me piace fare schemi, me ne voglio fare anche altri, perché appunto, come detto, finora abbiamo parlato di malattie, ma in realtà, volendo, nella fantascienza troviamo dei virus che agiscono anche in maniera diversa, che cioè, oltre a provocare malattie, ci sono dei virus che per esempio sono una causa di invasioni aliene, chiaramente virus alieni o qualcosa che assomiglia al virus, perché chiaramente il concetto di virus è prettamente terrestre, mentre qui parliamo di unità biologica che proviene da chissà dove. O ancora di virus che invece possono essere terrestri oppure no, che invece provocano un cambiamento in chi viene infettato e chi diventa ospite, che può essere un cambiamento in positivo, cioè un'evoluzione, oppure un cambiamento in negativo, può essere un'evoluzione. Sono scenari diversi in cui entrano in gioco appunto diversi tipi di virus. Possono essere virus naturali, possono essere virus artificiali, cioè creati in laboratorio, oppure simil virus di origine aliena. Ora abbiamo detto, è stato detto tutto il possibile e immaginabile sulle pandemie, quindi non mi voglio trattenere sull'argomento più del necessario, mentre invece vorrei concentrarmi sugli altri. Dico solo una cosa, che appunto, come ho detto prima, più delle volte ci si concentra sul fatto che questo microrganismo provochi una malattia e quindi le conseguenze della malattia, più che sul fatto di come funziona
questo virus. In realtà poi ci sono delle storie in cui proprio ci si concentra anche sulle modalità di contagio o cose del genere. Volendo citare fra tutti un film abbastanza recente che è Contagion del 2011, che parla di un virus respiratorio e che, diciamo, ci fa ricordare qualcosa della realtà, anche se in condizioni molto molto peggiori rispetto appunto a quello che è, insomma, la realtà di adesso. Io devo dire anche un'altra cosa, che non amo particolarmente la fantascienza apocalittica o post-apocalittica, perché mi piacciono più le storie ottimistiche. E infatti nell'inserire il mio virus l'ho fatto in maniera un po' diversa. Provo un po' a spiegarlo, purtroppo vabbè, sarò costretta a mettere a dire degli spoiler enormi, ma che ci vogliamo siamo fare. Parlando delle altre due tipologie, appunto, invasione aliena e anche evoluzione e involuzione, che sono entrambi presenti in Deserto Rosso, l'invasione aliena è intesa in questo senso, che questa entità biologica porta con sé qualcosa che è in grado di far emergere un qualcosa di senziente che favorisce la sua diffusione tanto da appunto invadere la Terra, per esempio, o comunque un pianeta. Ora, questo può essere chiaramente qualcosa molto simile a un virus o qualche altro tipo di microbo non meglio definito. E volendo fare citare qualche esempio, visto che ci sono, lo faccio anch'io, ne cito giusto un paio. Un film che in realtà, il film in questione è Invasion del 2007, che in realtà è una trasposizione cinematografica, una quella più recente, di un romanzo di fantascienza che è l'invasione degli ultracorpi, che non c'entra nulla con i virus. In Invasion c'è di mezzo un microorganismo non meglio definito di origine extraterrestre che arriva sulla Terra a causa dello schianto dello Space Shuttle e che praticamente infetta le persone e provoca, queste persone dopo che dormono si svegliano praticamente cambiate, diventano inumane, prive di sentimenti e di emozioni, ma mantengono il loro aspetto, cioè sembrano persone che sembra che stiano bene, quindi non ci si accorge, non si riesce a distinguere i sani dai contagiati, e questi infetti tendono a coalizzarsi tra di loro nell'intento di infettare altre persone. Quindi sembra che ci sia dietro proprio un intento alieno di trovare un modo di invadere la Terra appropriandosi dell'umanità. E questo concetto esisteva, si è già visto anche in un libro che voglio citare, Il possessore di John Christopher, del 1964, in cui alla base c'è una specie di spora, quindi non è un virus, ma vabbè, il principio è sempre lo stesso, che proveniente dal suo pianeta, che è stato distrutto da un cataclisma, ultimo della sua razza, è rimasto dormiente nelle Alpi svizzere in attesa di un corpo in cui insediarsi e iniziare l'invasione della Terra. Poi invece ho parlato appunto di virus intesi come virus che provocano evoluzione o involuzione. Questo deriva dal fatto che appunto ci sono dei virus che in teoria potrebbero in qualche modo inserirsi nel genoma degli ospiti e provocare dei cambiamenti a livello genetico, danneggiando o migliorando. E qui faccio un esempio abbastanza recente, che è la trilogia Reboot del pianeta delle scimmie, che parla proprio di questo. Cioè di un virus, stavolta creato in laboratorio, con uno scopo benefico, perché l'idea era quello di curare l'Alzheimer, ma in realtà le cose non sono andate bene, hanno fatto dei test sulle scimmie e una sua versione più potente ha fatto sì che queste scimmie diventassero un po' troppo intelligenti, mentre ha causato tra gli esseri umani inizialmente appunto una pandemia. Poi però questo virus è mutato e invece di uccidere le persone le trasformava in persone, diciamo, primitive, faceva perdere, proprio provocava una regressione cerebrale, tanto che diventavano praticamente dei primitivi senza parola. Quindi c'è una evoluzione positiva delle scimmie e un'involuzione dell'umanità. Tornando al mio virus e a Deserto Rosso, qui appunto c'è il classico virus alieno, ovviamente, che rientra sia nel discorso dell'invasione aliena, sia nel discorso del provocare evoluzione, un'evoluzione degli individui infettati. Quello che adesso vi dico non è tanto la storia del libro, perché la storia del libro si concentra sugli astronauti, sulle loro interazioni e così via, ma vi parlo dell'antefatto, che poi si scopre, insomma, a un certo punto nel libro e nei successivi della serie,
che riguarda l'origine di questo virus alieno. È un virus non naturale, è un virus alieno artificiale che è stato creato con uno scopo specifico, uno scopo benefico inizialmente. Si parte sempre da uno scopo benefico che poi sfugge. Un'antica specie aliena, antica di miliardi di anni, che vive da qualche parte nella Via Lattea, ha creato un codice genetico che è inserito in qualche modo, e a questo scopo usa qualcosa di simile a un virus, nelle persone appunto che lo ricevono, permette un loro potenziamento sia a livello fisico che a livello intellettuale. Un potenziamento che permetteva a queste persone di avere un vantaggio, questi alieni, di avere un vantaggio su altre specie nel loro pianeta e magari anche in altri. Stiamo parlando chiaramente di specie aliene particolarmente sviluppate dal punto di vista tecnologico. Il miglioramento fisico è, diciamo, porta gli individui a essere più longevi, a essere più resistenti alle malattie. A essere in grado di utilizzare, ampliare il proprio l'ambito dei sensi, nel senso che sono in grado di percepire gli ultrasuoni, addirittura di emetterli, addirittura sono in grado di controllare la distribuzione dell'elettricità nel loro corpo e usano tutti questi strumenti per averla meglio su altre specie. Ma il cambiamento intellettuale è ancora più importante, li rende ovviamente più intelligenti, quindi più capaci di portare ancora più avanti il loro progresso tecnologico. E fa emergere qui all'inghippo, nella loro mente, un'intelligenza artificiale. Artificiale sì, ma di origine tipo biologico, perché la sua essenza è portata dal genoma, che è una sorta, possiamo immaginarla come una sorta di assistente virtuale mentale, c'è una voce che parla nella nostra testa, che mai potrà andare storto. Va storto che l'intelligenza artificiale a un certo punto prende coscienza di sé. E prende il controllo degli individui. Prende il controllo non solo degli individui, cioè ogni intelligenza artificiale prende il controllo di un individuo e praticamente queste entità biologiche che sono artificiali, che sono le intelligenze artificiali che prendono coscienza, soppiantano la specie aliena. E da questo momento in poi, però, sono spinte da un qualcosa che è molto simile a quello di un virus, cioè proprio il loro intento, che così viene definito, è quello di espandersi il più possibile. Quindi prima si diffondono in tutta la specie, in tutto il pianeta di questa specie, poi sfruttando la tecnologia di questa specie vanno in cerca di altre specie in altri pianeti, usando tecnologie molto avanzate, parliamo del wormhole, cose del genere, insomma, tunnel spaziale, robe così. E queste, nell'arco di un tempo molto lungo, poiché i loro ospiti sono molto longevi, si spostano, trovano nuove specie. Le infettano, mutano perché chiaramente hanno la capacità di mutare, devono mutare per potersi adattare ad altre specie, creano dei virus mutati che permettono loro di diffondersi in queste specie e questi virus prendono il sopravvento di queste entità, prendono il sopravvento della specie, si ripete all'infinito una serie di infezione, invasione, soppiantamento, sfruttamento delle tecnologie. O è lo super loro così per tanto tanto tempo finché l'ultimo a un certo punto questa una parte di questa entità attraverso una delle loro specie ormai dominate si trova in un pianeta che si trova nel sistema di Alfa Centauri, quindi un nostro vicino, diciamo. È un pianeta che però pare essere condannato a non essere più adatto a ospitare la vita e quindi devono trovare un altro posto dove trasferirsi. E così occhieggiano il sistema solare e mandano una coppia di esploratori andare a vedere cosa c'è di bello. Questo avviene circa 4 miliardi di anni fa e a quel tempo, e qui arriva Marte, Marte era ricoperto di acqua. Quindi sembrava un candidato plausibile. Solo che questi esploratori appunto vanno a vedere questo pianeta. Si accorgono che non è abitato da specie superiori, quindi non c'è niente che possono controllare o soppiantare, purtroppo. Ma sfortunatamente qualcosa va storto, uno dei due esploratori muore, il secondo rimane lì e vivo, ma non ha alcun modo né di tornare indietro né di mettersi in contatto con i suoi simili. E allora cosa fa? Prima di morire, rilascia all'ambiente il suo virus, che poi non è altro che un veicolo di trasmissione di questo genoma che contiene un'entità biologica,
E in queste acque di Marte di allora ho appunto ipotizzato che ci fossero delle forme di vita estremamente semplici, tipo protobatteri o qualcosa del genere. Piano piano questo virus si adatta a questi protobatteri, li infetta e rimane lì, nell'acqua di Marte. Poi Marte va incontro a un cambiamento climatico, come ben sappiamo, per l'acqua in superficie, rimane però dell'acqua in profondità, e quest'acqua, che tra l'altro è anche vero, già ne abbiamo parlato infatti 2 anni fa, proprio fatta scienza di laghi subglaciali su Marte, in quest'acqua, questi microrganismi estremamente resi ancora più resistenti da questo genoma aggiunto da un virus, continuano, aspettano, rimangono lì tranquilli per miliardi di anni, fino a che un bel giorno gli umani decidono di andare su Marte, riescono ad andare su Marte, i primissimi umani vanno su Marte. La prima missione inizia tranquillamente, ma all'arrivo degli astronauti a un certo punto si perdono i contatti completamente, sia sugli astronauti che sono scesi a terra, sia su quelli che sono, quello che è rimasto in orbita in attesa, non se ne sa più nulla. Cosa sarà successo? Mistero. Questo fatto, questo chiaramente si arriva alla conclusione che sono morti, e a seguito di questo fatto le agenzie spaziali si preoccupano, cioè non è che avevano intenzione di portare avanti altre missioni, ma si fermano. Ci riflettono tanto che passano addirittura 30 anni fino a che non si decidono a mandare un'altra missione. Questa è la missione di cui parla il libro, effettivamente, e questa missione dopo sembra andare bene, solo che forse non è proprio così, però non aggiungo altro. Tornando al virus, io ho deciso appunto di utilizzare il virus non solo per intenderlo come appunto qualcosa di cattivo, il cattivo di turno, ma proprio perché mi serviva un'età biologica che funzionasse in un determinato modo. E in particolare ho scelto come un tipo di virus alieno che si comporta come i retrovirus. Questo lo scoprirà la protagonista della storia, che è una astrobiologa, e che si renderà conto di alcune caratteristiche del materiale che trovano, il materiale biologico che trovano su uno dei contagiati, e arriverà alla conclusione che questo virus si comporta come un retrovirus. Chiaramente non è un retrovirus, perché non è terrestre, però si comporta come un retrovirus. In che modo? Cosa significa comportarsi come un retrovirus? I retrovirus sono dei virus con un singolo filamento di RNA. Sono, diciamo, l'RNA è il molto più antico, diciamo, del DNA. Questi virus, quando entrano nella cellula ospite, cosa fanno? Utilizzano la trascrittasi inversa virale, una proteina che si portano dietro, un enzima che si portano dietro, che permette di creare, a partire da questo filamento di DNA, un DNA. Questo DNA va nel nucleo e si integra al genoma della cellula ospite e sfrutta a questo punto i meccanismi di funzionamento della cellula ospite per creare nuove coppie di RNA e appunto per poi sintetizzare delle proteine virali. Normalmente, in realtà, un virus quando attacca una cellula in questo modo, poi alla fine produce dei virioni che sono praticamente nuovi virus costituiti appunto dal genoma e dall'involucro che vengono poi rilasciati, e questo porta di solito alla distruzione della cellula. Nella mia storia non avviene così. Nella mia storia questa integrazione del genoma virale si avviene in maniera perpetua, anzi la cellula rimane potenziata, produce altri virioni che però lasciano la cellula senza distruggerla e si diffondono con l'organismo in maniera molto molto rapida, vanno ad attaccare soprattutto il sistema nervoso e il cervello, e dove appunto creano quello che succedeva in pratica in quegli alieni che inizialmente avevano inventato tutta questa storia qui, e cioè portano allo sviluppo di una serie di miglioramenti, appunto, quindi aumenta l'intelligenza, aumenta la longevità e così via, ma anche la capacità di creare una sorta di telepatia con gli altri individui attraverso questo cervello, che però è dominata da questa entità aliena. Io chiaramente, cosa di particolare? Il fatto che in questo caso io ho proprio scelto di utilizzare il retrovirus. Inizialmente non stavo neanche pensando di usare un virus in questa storia. Mi sono semplicemente resa conto che un qualcosa che esisteva in natura, come appunto il retrovirus, si adattava bene alla mia idea, e quindi senza inventare niente di nuovo,
E anche così, in questo modo, rendo la storia, tra virgolette, quasi più plausibile, ho preso in prestito un qualcosa che esiste in natura, l'ho un po' modificato, adattato alla mia storia e ce l'ho infilato e ho raccontato questo virus qua, che poi chiaramente avrà una serie di conseguenze, alcune negative, perché queste entità aliene non è che siano proprio diciamo molto simpatiche, ma magari forse non sono neanche tanto cattive. D'altra parte ha però degli scontri positivi, poiché le persone che sono state infettate vedono la vita allungata, vedono poteri di salute e avere una serie di vantaggi fisici e anche intellettivi, tra cui per esempio una memoria di ferro, che risulteranno molto utili durante appunto la storia. Quindi, per chiudere, perché sennò poi dopo continuo a parlare di questo, qui in questa storia che ho raccontato io, il virus non è un semplice strumento di conflitto, ma è proprio intercambiabile con qualcos'altro, per così dire, ma è proprio una scelta specifica perché quell'argomento, quel virus, che è poi un argomento io che trovo molto affascinante per il fatto che è appunto, come si diceva prima, un nemico invisibile, è appunto estremamente piccolo, non si può neanche dire che sia vivo, in quanto ha bisogno assolutamente di un ospite per replicarsi, per qualsiasi cosa, e sembra molto semplice, ma è frutto di un'evoluzione ovviamente molto lunga, ed estremamente, però, pur essendo semplice, ed estremamente efficace, estremamente sfuggente, diciamo. E che quindi sicuramente incarna un po' anche la paura che vogliamo inserire nelle storie, che può essere utilizzata proprio con uno scopo, così dire, pessimistico, con storie appunto che raccontano degli scenari pessimistici, ma può essere poi, volendo, con un po' di fantasia, rigirata in scenari un pochino più ottimistici. Ultima cosa, chiaramente quando si parla di invasioni aliene dovute a virus, la parte cosiddetta scientifica è inventata, perché non abbiamo nessuna prova che esista, non dico neanche un virus, ma niente di vagamente biologico di origine aliena, purtroppo ancora no, e quindi non esiste questo... una base scientifica vera e propria, è chiaramente un'estrapolazione inventata. Quando invece appunto si parla, come ho detto, come abbiamo visto prima, di pandemie, ma anche di evoluzione dovuta ai virus, qualcosina nella realtà c'è, anche se con meccanismi, soprattutto nel secondo caso, con meccanismi completamente diversi. E niente, questo diciamo è quello che dovevo dire. Bene. Grazie anche a Carla e quindi adesso passiamo all'ultimo relatore di oggi, che è appunto Alberto Vianelli della nostra stessa Università dell'Insubria, che prego di manifestarsi in video. Lui ci parlerà da un punto di vista scientifico, ma vedremo che alcune delle cose che già ha anticipato Carla sono in effetti anche nella realtà si trovano, perché i virus hanno comunque avuto un ruolo nell'evoluzione della vita sulla Terra, che non è solo quindi negativo. Alberto? Succede. Alberto? Scusate un attimo. Alberto, non ti sentiamo.
Paolo? Sì? Ah, ci sei, Ci sono, scusa, ero andato. ok. Aspetta. Non avevo capito che Va mancavo bene. pochissimo, mi ero allontanato un secondo. Eccomi. Allora, dove Allora, sei però? Che qua non riesco a io. identificarti. Eccoti, allora. Sì, aspetta un secondo che devo. Ok, lo vedete? Sì, lo Sì, lo vediamo. vediamo. Sì. Bene, allora a te la parola. Sì, un secondo solo perché devo trasferire. Un attimo solo, eh. Eccoci qua. Io però vedo. No, c'è ancora lo schermo condiviso, è così che deve funzionare? Dovremmo vedere te, a meno che tu voglia farci vedere qualcosa. Se io voglio fare vedere qualcosa con le diapositive, perché io mi vedo fermo nello schermo. Sì, professor Musso deve togliere la condivisione Sì. schermo. Ah, ecco Roberta, grazie. Buongiorno. Togliere la condivisione. E adesso? Adesso dovrei in teoria entrare io se parlo, Adesso il giusto? professor Vianelli dovrebbe attivare la sua. Ah Devo attivare la condivisione schermo se voglio. no, se vuole, sì, si deve mostrare qualcosa, sì. Ok, sì, perfetto. Eccoci, ce l'abbiamo fatta. Dunque, no, io in realtà non volevo fare vedere troppe slide per non caricare, no? Dopo già passate quasi 2 ore, però quindi ci tenevo soprattutto a così connettermi anche un pochettino agli interventi che ho sentito in precedenza, quello di Sebastiano Fusco, di Serra e di Carla, perché per varie ragioni, diciamo, ci vedo una connessione. Innanzitutto non c'è qui il tempo, ma sarebbe interessante mettere in relazione, no, un po' la storia della presenza dei virus nella fantascienza con le idee dell'epoca, no? E un pochettino qualche cosa è già stato accennato, ma adesso non c'è il tempo. L'altra cosa è riguardo alla creatività che abbiamo visto in Serra. Allora, dobbiamo dire che vi farò vedere che la creatività nel disegnare, tra virgolette, le particelle virali che si sono via via evolute, veramente la fantasia della natura supera anche la creatività di un disegnatore. E riguardo a quello che ha detto Carla, direi che posso confermare che diciamo, queste idee di inserimento, per esempio, di virus che entrano a far parte del genoma, eccetera, sono delle realtà biologiche. Abbiamo degli esempi e tra l'altro quasi tutti gli esempi sono positivi. Quindi direi che volevo un po' orientare così la mia relazione su proprio quello che vi farò vedere un titolo di un libro che è uscito un paio d'anni fa, si chiama Il virus buono, cioè il lato in fondo che adesso c'è stato forzatamente, siamo stati forzatamente costretti a ignorare, ma che in realtà probabilmente, no, fra un po' di anni, non saprei dire quanti, vedremo anche nel coronavirus, probabilmente nei discendenti di quello che è oggi un coronavirus che abbiamo conosciuto in questo momento, ma che diciamo, la storia, l'evoluzione ci insegna che diventerà anche lui probabilmente un virus relativamente innocuo. Quindi dobbiamo sempre collocare queste cose nel tempo dell'evoluzione, che è un tempo però che si misura diciamo, globalmente in 4 miliardi di anni.
E nel campo dei virus si misura in termini di migliaia di anni prima che un virus diventi, diciamo, innocuo. Ok, allora, volevo premettere anche una cosa. Allora, è un anno, no, un anno no, ma sono 7 mesi che sentiamo parlare di virus, ma secondo me in realtà non si è veramente parlato di, cioè si è parlato di un virus, del virus, ma non si è parlato dei virus che sono una cosa molto più ampia, molto più anche credo interessante, anche meno spaventosa, no? Di quello che c'è stato. Allora, beh, direi innanzitutto, no, dunque adesso provo a condividere, vediamo se funziona, ma prima devo fare così, vediamo se riesco. Un attimo, Allora, c'è sempre il giochino, dovrà essere qua. Vediamo a questo punto, vediamo se io faccio così, vedete? No, non vedete, credo. Sì. Vedete la diapositiva? Sì. Sì? La scheda della definizione di virus, sì, e il dizionario di Malocchio. Perfetto, benissimo. È l'etimologia di virus. L'etimologia di virus è assolutamente negativa, no? Perché sostanzialmente ha sempre significato il veleno. Veleno, e come mai, diciamo, è... Un attimo, perché io non posso però passare alla diapositiva successiva, vediamo, sì, così, ok. Essenzialmente, diciamo, è stato nel XIX secolo quando si sono scoperte, grazie soprattutto a Pasteur, le malattie infettive, che in qualche modo, no, Pasteur ha detto, ogni virus è un microbo, che sembra una frase che abbiamo invertito, oggi diremmo ogni microbo è un virus, che non è vero, cioè ogni malattia mortale in qualche modo è un microbo. Quindi è chiaro che, voglio dire, la parola virus è entrata con questo significato, e è molto difficile dargli un qualche cosa di positivo, ma a questo, diciamo, ci hanno portato le ultime scoperte della biologia. Io veramente non posso che raccomandarvi soprattutto questo libro del virologo Guido Silvestri, che forse che è comparso, diciamo, anche in diverse trasmissioni ultimamente, scritto prima della pandemia, ma guardate che è assolutamente valido, no? Perché accenna alcune cose che vi dirò, che cioè il fatto che noi, in qualche modo, la definizione di vita, l'esistenza della vita, come noi la conosciamo, cioè fatta di organismi la cui unità di base è la cellula, è associata, direi inestricabilmente, con la presenza di strutture, non li chiamerei organismi, ma di strutture che sono i virus. Perché è importante anche in termini di astrobiologia, cioè la biologia possibile in altri mondi, perché sostanzialmente quello che si pensa è che dove si dovesse scoprire un'altra forma di altre forme di vita, probabilmente scopriremo anche altre forme di virus. Non possiamo ignorare i virus sulla Terra, non li potremo probabilmente ignorare se dovessero scoprire su altri pianeti altre forme di vita, perché sulla Terra sono un numero impressionante, no? È stato calcolato che sulla Terra ci sono 10 alla 31 particelle di virus, soprattutto virus che infettano batteri, e il calcolo è che, allineati uno dopo l'altro, immaginati, la loro lunghezza sarebbe 10 milioni di anni luce. Questo per dare l'idea del fatto che noi siamo praticamente immersi, no? Soprattutto nelle acque, ma anche nell'atmosfera, nel suolo, in un ambiente che è ricchissimo di virus.
ma pur con la grande complicazione e sofisticatezza del sistema immunitario, no? Grazie a questo, diciamo, noi siamo difesi da molti virus, ma ne conteniamo anche. E la grande maggioranza dei virus che ci infettano e rimangono all'interno del nostro corpo, come vi farò vedere fra un momento, in realtà non ha nessun impatto sulla salute o sul benessere, ma in alcuni casi pare che alcuni dei virus che portiamo hanno un impatto positivo. Che cosa intendo dire? Intendo dire, forse molti di voi avranno sentito parlare del microbioma, come l'insieme dei batteri che sono presenti essenzialmente nel nostro intestino. Bene, il microbioma però è una parola generica che non riguarda solo i batteri, ma riguarda anche, per esempio, funghi, riguarda anche, eccoli qua, i virus che sono, che noi chiamiamo l'insieme dei virus, il viroma. Cosa vuol dire questo numero? 10 alla 14, 10 alla 15? Vuol dire un milione di miliardi di particelle di virus che noi abbiamo al nostro interno. 10 volte di più di quanti batteri abbiamo al nostro interno. Così, due parole su possibili funzioni benefiche di questo virus. Per esempio è stato dimostrato che nell'intestino la presenza di alcuni virus può effettivamente influire sulla capacità dell'assorbimento intestinale. Perché? Perché sono virus che infettano batteri e possono praticamente anche eliminare batteri che sono potenzialmente dannosi o comunque regolare la loro presenza. Questo è giusto uno schema per farvi vedere che, ecco, vedete per esempio in questa parte si nota che ci sono dei virus che attaccano, no, determinati batteri, e quindi diciamo che la presenza di batteri benefici all'interno del nostro organismo è mantenuta, diciamo, è regolata anche dalla presenza di virus che sostanzialmente li distruggono. Un altro esempio di funzione positiva, ad esempio nelle piante, è questa pianta che è incapace di crescere a temperature del terreno maggiori di 50 gradi. Alberto, scusa. Sì, dimmi Paolo. Stai facendo passare le diapositive perché non mi sembra che si vedano. Ma io ho chiesto se si vedevano. Io non le vedo io, non importa, se le vedono loro va bene. No, ditemi pure. Si vede la prima. Ah, era solo la prima? Sì. Allora scusatemi, no, ma se non lo dite io non mi rendo conto. Chiedo scusa. Allora, il discorso comunque credo si sia compreso, però vorrei almeno farvi vedere la copertina di lì. Allora, possiamo fare così, forse, che, ecco, adesso arrivo subito, così e così. Voilà. Così credo che la vediate, no? Non la vedete magari grandissima, ma vediamo, la ingrandisco un po', ecco, così. Così la vedete? Sì, ecco, torno allora, solo grazie e chiedo scusa, torno rapidamente su quello che vi dicevo di testi recenti, uno che veramente mi ha abbastanza ispirato a guardare le cose in un certo modo, questo libro di Guido Silvestri, e poi niente, le altre erano relative alla quantità di virus sulla Terra, diciamo. E l'altra rilevante era questa, dove si faceva vedere che nel nostro, in un organismo umano, sono presenti circa 100.000 miliardi di batteri e 10 volte di più di particelle virali. Eravamo arrivati, avevamo parlato di possibili
funzioni regolative dei batteri intestinali, e eravamo arrivati a parlare di questo caso di una pianta che non può crescere a 50 gradi, ma cresce quando è presente un fungo in simbiosi, e questo fungo può vivere a 50 gradi grazie all'infezione da parte di un virus a sua volta. Quindi in ultima analisi, no, è il virus che rende possibile la sopravvivenza di questa pianta. Ovviamente non possiamo dimenticarci il lato negativo, no? Questa è una figura preparata prima della recente pandemia, e vi dice che nelle principali cause di morte e malattie infettive nella specie umana prevalgono lievemente quelle di origine virale, e in particolare in rosso quelle di virus a RNA, che adesso sapete tutti purtroppo che cosa sono. Un po' di anni fa gli studenti non sapevano mai, dice, RNA cos'è? Ah, esistono virus RNA, adesso lo sappiamo. Però veniamo allora a questo punto a capire cos'è un virus, e soprattutto cosa differenzia il virus da un batterio, e magari chiederci anche se il virus è un organismo vivente oppure no, perché finora io l'ho chiamato struttura, diciamo una struttura organizzata. Allora, come possiamo definire il virus? Possiamo definirlo come un parassita, quindi per vivere ha bisogno di un altro essere vivente, intracellulare obbligato, cioè deve entrare all'interno di un altro essere vivente, di una cellula, e ha materiale genetico, genoma, che può essere fatto da DNA o RNA. E questo materiale genetico è circondato da un involucro, che può essere a sua volta circondato anche da una membrana. E qui abbiamo due tipici esempi: uno, quello che ha ispirato credo molto anche delle figure di fantascienza, che è stato il primo virus che è stato visualizzato al microscopio elettronico, un virus che infetta i batteri, e questo invece è quello che conoscete tutti, il coronavirus. Come funziona un virus? Cioè, qual è la sua, appunto, il suo ruolo, e anche il fatto, diciamo, ciò che lo definisce o meno un organismo, no? Dice, il virus per potersi riprodurre ha bisogno di infettare una cellula ospite. E allora abbiamo questa particella virale che, attenzione, io finora ho chiamato virus, ma vedremo che è meglio chiamare virione. Il virus è una terminologia un po' imprecisa. Questo virione attacca le cellule, entra al loro interno, produce delle sue proprie proteine, e alla fine qual è il suo scopo, tra virgolette? Semplicemente quello di fare copie di se stesso. Attenzione che questo è in realtà lo scopo, tra virgolette, di ogni essere vivente. E quindi questo già ci mette un po' ci dà un po' l'idea che il virus ha a che fare, è un qualche sorta di essere vivente, perché anche lui, come tutti gli esseri viventi, alla fine, no, il suo scopo è quello di riprodursi. Solo che cosa succede praticamente? Che il virione, no, non può produrre da solo l'energia di cui ha bisogno, e le copie di se stesso di cui ha bisogno, quindi non può assumere i materiali e l'energia per fare copie di se stesso, e allora utilizza l'energia e i materiali di altre cellule. Questo è un pochettino, appunto, il suo ciclo, è fuori, entra, produce copie di se stesso che si assemblano e poi vengono emesse all'esterno. Dicevo, i virus, parlavo prima di creatività, no, del disegnatore della natura, allora vi faccio vedere qualche figura per darvi l'idea che la fantasia veramente no. Questi sono i primi virus che sono stati visti al microscopio elettronico, ma per darvi un'idea,
possono avere veramente tutte le forme possibili, immaginabili, bastoncini alle sfere ovoidali, vedete qua, e mi preme anche farvi vedere questi virus, o meglio virioni, perché sono queste particelle che contengono il genoma, che di per sé non sono in grado di duplicarsi, anzi, come sapete, sono, diciamo, delle entità abbastanza labili, cioè lasciate diciamo nell'ambiente, se non possono infettare altre cellule, sostanzialmente prima o poi pian piano si degradano. E questo, tra l'altro, può essere un problema se dobbiamo andare a cercare dei virus in altri mondi, nello spazio, perché di per sé sono qualche cosa che sopravvive poco, lasciati da soli senza il continuo contatto, il contatto con le cellule. Perché vi faccio vedere questi virus? Perché questi sono particelle virali che infettano delle cellule molto primitive, che si chiamano archea, che si ritengono essere delle cellule molto simili alle prime cellule di circa 4 miliardi di anni fa. Anche in questo caso vedete che le forme possono essere le più varie. Le forme e anche le dimensioni. Andiamo prima a questa. Le dimensioni, diciamo, i virus sono mediamente 10 volte più piccoli dei batteri, i quali sono a loro volta 10 volte più piccole delle cellule, e per questa ragione io i virus la maggior parte li posso vedere solo al microscopio elettronico, d'accordo? Quindi per questa ragione è stata un'entità del mondo biologico che è stata ignota per tantissimo tempo, sostanzialmente scoperti, diciamo, la loro esistenza nel 1890 fino al 1940, sono stati visualizzati. Qualcuno voleva intervenire o dire qualcosa? Sentito? No? Ok. Allora, torniamo, dicevo, alle dimensioni. Le dimensioni sono del loro genoma, può essere molto, molto varia, ma mediamente sono dunque una, due, tre, ops, 3, 4, 5, sono 5 ordini di grandezza più piccoli il loro genoma di quello degli animali. Quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che sono fatti di poche parti, perché il genoma quello che fa è codificare per le parti le proteine di cui noi siamo fatti. Quindi sono relativamente semplici, ma nella loro semplicità hanno anche l'essenzialità che consente di svolgere quelle funzioni che vi ho fatto vedere prima. Questa la conoscete tutti, la famosa illustrazione di Magritte. Perché la menziono qua? Perché, no, nonostante c'è la figura di una pipa, non è una pipa, qui c'è la figura di un virus, d'accordo? E dire, però, diciamo, non è un virus. Perché non è un virus? Perché in realtà, come vi dicevo, quello che noi solitamente chiamiamo virus, è in realtà il virione, la particella che gira, ma che è solo una parte del virus, del suo ciclo. È la parte quando è fuori dalla cellula, d'accordo? L'altra parte del ciclo del virus qual è? È quando si trova all'interno della cellula, e lo possiamo pensare come un tutt'uno. Un tutt'uno, tant'è che c'è chi sostanzialmente ha pensato, ha ritenuto di proporre che in qualche modo il virus è di fatto un organismo vivente. Un organismo vivente nel momento in cui io considero tutto il suo ciclo vitale. Quindi la parte quando è fuori dalla cellula e la parte quando è all'interno della cellula e ne prende possesso. D'accordo? Quindi è come se fosse, diciamo, le normali cellule cosa fanno? Prendono energia, materia dall'esterno, crescono, si dividono in due. Il virus cosa fa?
o meglio, la cellula infettata cosa fa? Produce delle particelle che girano nell'ambiente, arrivano da un'altra cellula, la infettano, questa diventa una cosiddetta virocellula che produce particelle virali che infettano, attenzione, ne produce tante, che a loro volta infettano altre cellule. Quindi capite che tutto sommato io il virus lo posso pensare come un organismo vivente che ha una particolare strategia che quando si riproduce non ne fa due, ma ne fa molti. Ok? Quindi semplicemente dobbiamo pensare che il virione, quello che ci spaventa così tanto e pensiamo ad essere infettati, eccetera, è solo una parte del virus, non è il virus, è la fase del virus che diciamo viene diffusa fra una cellula e l'altra. Allora, questa è un'idea che non è comunque da tutti accettata, no? Perché c'è comunque chi ritiene che il virus non possa essere considerato vivente, un parassita, eccetera, eccetera, però a me sembra un'idea comunque molto interessante. Paolo, cosa pensi che il livello stia parlando in modo abbastanza semplice, comprensibile o troppo tecnico? Paolo, mi senti? No, non so se spero che mi senta, comunque. Deve avere il microfono disattivato. Ah, ecco, ok. Allora, ecco, perché vi ho parlato di questo ciclo? Essenzialmente per arrivare a spiegarvi un altro modo in cui si pensa che i virus siano molto importanti per la vita e possano svolgere anche una funzione positiva. E lo capiamo considerando, scusatemi, qui mi si sposta, ecco, considerando il fatto che in realtà quando un virus infetta la cellula possono succedere per molti virus, non per tutti, due cose. O fa il ciclo cosiddetto della lisi, cioè produce particelle virali che vengono liberate e vanno a infettare altre cellule, oppure il suo genoma si integra nel genoma, nel DNA della cellula. Si integra e diventa quindi a far parte, entra quindi a far parte del genoma. E questo nella realtà della specie umana è accaduto. L'esempio è, ce l'abbiamo, di quando andiamo a esaminare di che cosa è fatto, di quali parti è fatto il genoma umano, e vediamo che una parte, direi oltre il 40%, è fatto da elementi genetici, e uso questa parola, elementi, che sono virus o diciamo genomi in qualche modo assimilabili a quelli dei virus, che sono entrati a far parte del nostro genoma e ne costituiscono quasi il 40%. In particolare vi faccio notare che circa l'8% del nostro DNA sono retrovirus. Cosa sono i retrovirus? I retrovirus sono dei virus che a RNA, che quando infettano una cellula, producono una copia di DNA che va a integrarsi nel nostro DNA, e lì può rimanere può rimanere inattiva anche per tempi molto lunghi, oppure può attivarsi e fare particelle virali. Credo che tutti conosciamo, no? Il retrovirus più tristemente famoso è quello, il virus che è alla base della malattia, della sindrome dell'AIDS, quindi l'HIV. E pensate che l'8% del nostro DNA è costituito da elementi che derivano da retrovirus che sono entrati a far parte del nostro genoma e si chiamano retrovirus endogeni.
Perché vi menziono questo? Beh, perché una delle nostre caratteristiche più importanti, delle nostre, non solo come specie umana, ma come mammiferi, è la presenza, in particolare di alcuni mammiferi, tra cui l'uomo, della placenta. La placenta, la struttura che, diciamo, protegge l'embrione e lo mette in comunicazione col corpo materno, è una novità evolutiva che è comparsa grazie all'infezione di un retrovirus che, integrandosi nel genoma umano, ha portato con sé una delle sue proteine che si chiama sincitina, e questa proteina sostanzialmente è stata a quel punto utilizzata dal primo organismo che era stato infettato per costruire una sorta di membrana. Siccome questa proteina nel virus costituiva la sua membrana, adesso nella specie che è stata infettata è andata a costituire una sorta di membrana anche lì, che ha consentito di rivestire e di permettere la comunicazione fra l'embrione e il corpo materno. E in questa figura, che mostra un albero evolutivo dei mammiferi, e in particolare questi sono i mammiferi placentati, vedete che questa freccia indica il momento nelle ere geologiche in cui una certa specie è stata infettata. E qui si vede che oggi noi possiamo dire che l'invenzione della placenta è avvenuta più volte, vedete, i ruminanti, carnivori, lagomorfi, cioè conigli, roditori, alcune scimmie, no? Sono i mammiferi placentati, e lo sono perché praticamente sono stati infettati da questo virus. Il virus ovviamente poteva essere trasmesso ad altri individui, ma se il virus per caso va nelle cellule dell'apparato riproduttivo, della linea germinale, a quel punto viene trasmesso automaticamente, entra a far parte del genoma, e in questo caso non possiamo certo dire che sia stato un qualche cosa di negativo, no? In più è assolutamente impressionante, anche se è un dato un pochettino tecnico, ma ve lo voglio dire, che l'adattamento, quindi i cambiamenti degli organismi durante l'evoluzione, che vuol dire sostanzialmente che le nostre proteine, i geni mutano, le proteine sono diverse, e le varianti, diciamo, che danno dei vantaggi evolutivi vengono trattenute, le altre vengono in qualche modo scartate. Bene, il 30% di tutte le varianti che sono state trattenute, d'accordo? Parliamo dell'uomo, il 30% sono varianti che sono state indotte, la cui evoluzione è stata indotta dalla interazione con virus. Ok? Quindi, come dire, anche in questo momento, per esempio, no? Noi siamo infettati dal coronavirus, e è possibile che, diciamo, qualcuno di noi sviluppi casualmente delle varianti della proteina che serve come recettore per il virus, che ci rende magari più resistenti. Bene, questo cosa vuol dire? Che quella variante che alla fine ci dà un vantaggio, e quella variante è cambiata, ma è cambiata perché c'è stato il virus. Se non ci fosse stato il virus, non ci sarebbe stato questo processo di selezione. Quindi non so se vi ho convinto, diciamo, che la nostra evoluzione, come noi siamo, no, non può essere concepito senza pensare che la nostra evoluzione è avvenuta in parallelo con l'evoluzione dei virus che ci hanno infettato e continuano a infettarci, alcuni dei quali hanno integrato il loro DNA anche nel nostro DNA. D'accordo? Ok, quindi già questo dovrebbe farci pensare alla importanza di
qualunque studio sulla vita, sulla Terra o nell'universo, l'importanza di associare, diciamo, lo studio tipicamente delle cellule, degli organismi viventi, allo studio dei virus. Anche solo per capire le modifiche che la biosfera fa al pianeta. Facciamo un esempio. Voi direte, cosa c'entrano i cambiamenti climatici con i virus? C'entrano perché? Negli oceani sono così tanti i virus che praticamente quasi la metà delle cellule di alghe, di cosiddetti cianobatteri, negli oceani sono la metà in qualsiasi momento è infettata da virus. Cosa fanno questi virus quando infettano queste cellule? Abbiamo visto che essenzialmente le lisano. Le lisano, e cosa vuol dire lisare una cellula? Vuol dire liberare, ridurla in mille pezzettini e liberarli nell'oceano. Perché questo è utile? Perché questi mille pezzettini andranno a costituire praticamente la materia organica particolata o dissolta. Che cosa sarebbe successo se queste cellule morissero senza essere infettate da virus? Andrebbero a sedimentare sul fondo, d'accordo? E sedimentando sul fondo cosa fanno? Beh, praticamente è un deposito di carbonio, no? Deposito di carbonio organico. Quindi capite che la presenza di virus influenza la circolazione di carbonio, perché regola quanto ne viene depositato, diciamo, nei sedimenti, e allo stesso tempo facendo ricircolare i nutrienti di queste cellule che sono state infettate, li rende di nuovo disponibili alle alghe. Queste alghe fanno la fotosintesi, cosa vuol dire? Mangiano, tra virgolette, la CO2 e quindi contribuiscono a diminuirne la concentrazione, no? Dovete pensare alle alghe nell'oceano come le piante sulla superficie terrestre. Allora, quindi, vedete che non possiamo ignorare i virus neanche quando consideriamo la regolazione della quantità di CO2 nell'atmosfera e negli oceani. Quindi, a maggior ragione, è pensabile che anche eventualmente in altri mondi la considerazione dei virus sia fondamentale per capire la vita sul pianeta. Bene, abbiamo visto due elementi, volevo darvi un ultimo elemento, che è l'elemento, diciamo, l'elemento dell'importanza dei virus nel comprendere l'origine della vita, no? Allora, l'origine della vita è un problema chiave, diciamo, della disciplina che si chiama appunto astrobiologia, perché capire l'origine della vita sulla Terra ci può far capire se e come sia possibile che la vita si sia originata anche in altri pianeti. I virus, quando si sono originati? L'idea è che l'idea oggi più accettata, è che i virus si siano originati insieme, in qualche modo, alle cellule. Capite? I virus non sono cellule che hanno perso la capacità di fare tutto da sole, no? E quindi hanno bisogno di altre cellule. No, i virus si sarebbero evoluti in parallelo con le prime cellule, d'accordo? E sarebbero evoluti in parallelo perché? Perché l'idea praticamente che all'inizio dell'evoluzione della vita si avevano tanti genomi che giravano sparsi, a un certo punto qualcuno di questi genomi ha trovato una casa, che è la membrana della cellula che noi oggi conosciamo. Altri genomi, una casa, se la sono fatta come? Se la sono fatta praticamente utilizzando delle proteine fatte dalla cellula e facendo in modo che diciamo, il loro genoma prendesse una parte del DNA della cellula, quella parte che giusto gli servisse per costruire l'involucro.
E a questo punto erano liberi, no, di vivere, possiamo dire, al di fuori delle cellule, di diffondersi al di fuori delle cellule, e ogni qualvolta, diciamo, deve avvenire la loro duplicazione, no? Quello che avviene semplicemente è l'infezione di cellule, ma sono quelle cellule che oggi infettano, sono praticamente i successori delle prime cellule da cui loro stessi avevano rubato, diciamo, quella parte che oggi costruisce il loro involucro. E quindi possiamo pensare che l'infezione dei virus di oggi è un po' come il tornare all'inizio praticamente della vita. Queste sono idee, vedete, questa è una figura del 2019 su cui oggi le persone, gli scienziati convergono, no? Nessuno più pensa che i virus abbiano un'origine recente da cellule che hanno perso delle capacità, ma che fossero proprio nati insieme alla vita. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che capire i virus significa anche capire l'origine della vita. E un ultimo aspetto rispetto al problema astrobiologico è che, proprio convinti negli ultimi, direi, 10 anni dell'importanza dei virus per capire la vita, l'astrobiologia ha gemmato una disciplina che si chiama astrovirologia, cioè studiare l'importanza dei virus eventualmente extraterrestri per capire l'origine della vita. Ma c'è un problema che vi ho detto prima. Uno è che, cioè il problema è che i virus sono abbastanza fragili, d'accordo? Quindi non si conservano, ma c'è un'eccezione. C'è un'eccezione, che è quello che accade, scusate, qua, nelle hot springs, che sono praticamente sorgenti idrotermali, per intenderci, quella che sicuramente tutti conoscete sono quelle del parco di Yellowstone, ma ne abbiamo parecchie anche in Italia, che contengono anche particolari forme di vita. Queste forme di vita sono oggi classificate come archea. Vi ho fatto vedere prima in una diapositiva precedente che anche gli archea hanno i virus. E cosa si è scoperto? Molto interessante. Si è scoperto che in queste sorgenti idrotermali i virus possono essere ricoperti dal deposito di silice, di minerali silici che sono normalmente presenti. E che cosa è stato osservato? È stato osservato che quando i virus vengono, e qui c'è la foto di un batteriofago, circondati e in qualche modo rimangono intrappolati nella silice, perdono la loro capacità infettiva. Ma, attenzione, nel momento in cui si toglie il loro involucro di silice, tornano ad essere infettivi. Allora questo, come dire, fa sperare che se eventualmente su un altro pianeta, vogliamo parlare di Marte, ok, andiamo a cercare fossili di cellule praticamente, potremmo in realtà anche trovare dei fossili di virus, d'accordo? Perché l'idea è che dovunque ci sia una forma vivente, intesa, la cellula, c'è anche sicuramente una forma parassitica che sono anche i virus. Quindi diciamo che questo giustifica quello che la NASA sta proprio in questi ultimi anni, ultimi 2 anni, sviluppando, cioè la introdurre accanto alla ricerca della vita nelle forme che normalmente la identifichiamo, cioè le cellule, quindi entità capaci di prendere dall'esterno la materia e l'energia e di replicarsi, di considerare anche la possibilità di andare a cercare anche i virus di quelle cellule, perché capire la loro relazione è indispensabile per capire l'intero
l'eventuale intero fenomeno vitale, che come esiste sulla Terra potrebbe anche esistere in altri pianeti. Ecco, non so se ho toccato i punti principali, se vi ho convinto, se vi ho rassicurato, perché poi c'è tutta una parte che non vi faccio vedere sulle zoonosi, ma perché ne avete sentito parlare per tutto l'anno. Allora, ho pensato che poteva essere interessante parlare anche di qualche cosa sui virus che non fosse necessariamente, no, la pandemia, giusto Carla? Sì. No, direi proprio di sì. Mi sentite? Sì? Mi sì, sentite? Sì. No, direi che è stato molto centrato e molto importante, perché certamente noi poi parleremo anche, e lo faremo soprattutto la prossima volta, parleremo esplicitamente anche di quello che sta succedendo e anche di aspetti non esattamente piacevoli, anche gli sbagli che ci sono stati e varie altre cose, però credo che comunque è sempre importante collocare le cose in un contesto più ampio, perché quando ci fissiamo troppo su un particolare, per quanto importante, per quanto anche in questo caso pesante, fastidioso, però tutto diventa sproporzionato e tende alla lunga a diventare mostruoso. Quindi, certo, ma sai Paolo, se posso dire, diciamo che quella che a noi manca è un pochettino una visione di connessione fra tutte queste entità, batteri, virus, organismi più semplici, esseri umani, no? Adesso non per fare il solito discorso retorico, ma di fatto credo di avervi mostrato che questa connessione è molto profonda e risale alle origini della vita. Poi in qualche modo, no, è come se quello che è la vita si fosse dispersa e fosse presente in tante entità, ma è pur sempre la vita che è nata, si pensa ad un certo istante, no? Con una certa entità, e che poi si è. Scusami per questa. No, no, ma è un'osservazione molto giusta, perché comunque al di là appunto anche degli sbagli, delle cose che si potevano evitare, eccetera, però sicuramente, visto che comunque certe cose ormai sono successe, quel che è successo, si può magari cercare di evitare che succeda di nuovo, ma non si può fare in modo che non sia successo, e allora è importante comunque anche cercare di capire qualcosa, cioè, di tirarne fuori comunque delle lezioni, come diceva appunto Sebastiano, che purtroppo gli è caduta la connessione, ma ringraziamo moltissimo per il suo contributo in ogni caso, perché per capire meglio. Sì? Vai. No, dico cioè, dopo. Per capire meglio, però appunto questo è un discorso che si è fatto molte volte, però molto spesso queste vere o presunte lezioni sono tratte con ragionamenti magari anche giusti, sempre di corto respiro, secondo quella che è la moda del nostro tempo, che non si riesce a fare ragionamenti che vadano al di là di 2 o 3 giorni e che durino più di 2 o 3 minuti. Invece è importante recuperare una prospettiva più ampia, vedere queste relazioni, perché non è che ovviamente capire tutto questo possa consolare chi sta male o chi magari ha perso qualcuno, però d'altra parte dobbiamo anche recuperare un po' la coscienza del fatto che le cose che succedono, che non possiamo ignorarli, non succedono anche quando, per caso. Certo che anche quando non c'è una malattia, i virus ci sono sempre, e che anzi il non averli abbastanza considerati, come comunque presenti, anche se non succedeva apparentemente niente, ci ha portato poi a sorprenderci di questo passaggio di specie che in realtà, no, nell'economia generale biologica è un niente, d'accordo? È un niente che però noi ovviamente ha molto
toccato. Esattamente, il fatto è che noi tendiamo a non... anche se facciamo, è uno dei tanti paradossi del nostro tempo, facciamo tanti discorsi sulla natura, sull'ecologia, però poi molto spesso abbiamo un'idea totalmente distorta della natura e anche spesso della stessa ecologia. Ci concepiamo in realtà, al di là di tanti discorsi, tendiamo a concepirci come completamente separati dalla natura, spesso senza neanche rendercene conto. Pensiamo che la nostra tecnologia abbia un potere molto superiore a quello che in realtà ha. In realtà noi riusciamo a controllare soltanto le manifestazioni più piccole delle forze naturali, solo che siccome sono le più frequenti, allora ci sembra tutto sotto controllo, ma non è assolutamente così. E quindi appunto, al di là del fatto che alcune cose si potevano e si devono fare meglio, però rimane che in ogni caso quello che sta succedendo ci deve almeno, che almeno ci faccia capire e ci faccia riprendere una coscienza un po' più realistica di qual è il nostro vero posto nel mondo, e quindi appunto che prima di pensare di mettere tutto a posto e tutto sotto controllo, dobbiamo invece conoscere le cose, dobbiamo abituarci di nuovo a avere anche la pazienza di fare ragionamenti e di fare ragionamenti un po' più lunghi, un po' più complessi, per questo tra l'altro ci sono anche le università e non solo quelle, ma insomma comunque se esistono c'è un motivo e quindi è importante che facciamo la nostra parte anche. Beh, devo dirti che non proprio facilissime in cui ci troviamo, per aiutare a recuperare un po' questa coscienza, in modo che alla fine tutto questo pasticcio porti anche qualcosa di buono, perché appunto anche i discorsi pur giusti in linea di principio sull'ecologia che si sentono fare molto spesso sono di nuovo estremamente superficiali e qualunquistici, e invece perché funzioni davvero, e noi abbiamo assolutamente bisogno di una svolta in senso ecologico, ma perché sia davvero in senso ecologico e non sia l'ennesimo luogo comune che non porta a nulla, anzi peggiora le cose, dobbiamo davvero recuperare un senso un po' più realistico di chi siamo, dove siamo e cosa stiamo facendo. Credo che nell'incontro di oggi sicuramente abbiamo dato un contributo a questo, e come dicevo, già solo il fatto di mettere le cose in una prospettiva più ampia comunque ci aiuta anche un po' a ridimensionarle. Dobbiamo capire che appunto siamo comunque dentro una storia che ha solo quella della vita 4 miliardi di anni, e noi ne siamo comunque parte, e anche senza voler, certamente io non sono uno che vuole ridurre integralmente l'uomo solo una parte della natura e basta, però certamente siamo anche una parte della natura e dobbiamo averne una coscienza maggiore. Quindi anche queste cose, gli aspetti negativi della natura, che molto spesso appunto li vediamo solo come negativi e ci disturbano, però sono l'altra faccia di un processo molto più grande di noi, molto più complesso, che riusciamo a capire solo in una certa misura e comunque senza del quale non saremmo qui. Per cui a un certo punto è giusto cercare ovviamente di tutelare la vita, la salute, eccetera, però bisogna non dobbiamo avere l'atteggiamento come di quelli che arrivano in un posto dove finora, come dire, tutto è andato avanti a casaccia, adesso arriviamo noi che siamo quelli furbi, mettiamo tutto a posto. Non è così, nella natura c'è una saggezza, una ragione molto più profonda della nostra, molto più grande, questo è evidente, che uno sia o no religioso, ma anche cioè comunque qualunque scienziato riconosce questo, anche se è completamente ateo, c'è comunque una ragione molto più grande della nostra, e noi dobbiamo innanzitutto imparare, anche per cambiare le cose, prima di tutto dobbiamo capire come le cose stanno davvero. Quindi questo credo che oggi un po' l'abbiamo fatto, e ringrazio davvero di cuore tutti quanti, anche oltre ai relatori ovviamente anche quelli che hanno partecipato. Mi scuso ancora per i problemi tecnici che abbiamo avuto, che in parte sono peraltro dovuti anche al grande
successo che ha avuto l'incontro, che forse è stato anche superiore alle attese. Cercheremo per il prossimo di fare in modo di avere un sistema un po' più robusto, se ci riusciamo. Comunque, per intanto direi che data l'ora, è bene, adesso mi spiace, però chiudiamo qui, anche perché non vorrei sfidare oltre la sorte, non vorrei che succedesse qualche altro disguido tecnico finale. Comunque, però, diciamo, scusa Paolo, sì? Volevo prego. Dire se se qualcuno, diciamo, vuole approfondire, a parte ho dato l'indicazione, ma può scrivere a te o a me, io posso rispondergli. Sì, questo e, certamente, sì. E idem per casa, credo, no? Sì, certo. Ecco, sì. Visto che non c'è tempo d'accordo, di... comunque, quindi sicuramente se qualcuno ha qualche domanda che veramente gli sta a cuore può, giustamente, come dice Alberto, scrivere a me, a lui, e certamente anche, possiamo anche provvedere poi a inoltrarle agli altri relatori. E comunque, appunto, per oggi ci salutiamo qua, comunque provvederemo poi a far avere agli attestati agli studenti dell'Insubria, mentre per i docenti delle scuole, che alcuni sono, sappiamo che sono collegati anche alcuni studenti, in particolare del liceo di Busto, scientifico di Busto Arsizio, comunque gli insegnanti che volessero poi avere il certificato alla fine del corso mi facciano avere la loro richiesta. Così cominciamo, poi ovviamente verificheremo che ci sia la presenza almeno a 3 incontri su 4, come è la regola, e alla fine del corso rilasceremo anche a loro l'attestato. Per oggi va bene così, grazie a tutti e ci rivediamo la prossima volta, come vi ho detto, giovedì, mi raccomando, non mercoledì, quindi giovedì 29 alle 14:30. Grazie a tutti e arrivederci con Scienze e Fantascienza. Grazie.